pomeriggio. Ci auguriamo che questa serata, questa partita fra il Torino e una rappresentativa di Lega, possa essere soprattutto una celebrazione. Ricordare cioè tutto quanto quei meravigliosi ragazzi seppero fare da vivi, formidabili uomini di sport. Il regista Roberto Gambuti ci propone adesso i due schieramenti. Cominciamo dalla Torino, che potremmo definire il Torino di ieri e di oggi. Numero 1 Pastine, 2 Bonomi, 3 Pessotto, 4 Sanna, 5 Mezzano, 6 Cravero, 7 Crippa, 8 Lentini, 9 Vieri, 10 Scienza, 11 Poggi. E adesso passiamo alla rappresentativa di Lega. Numero 1 Marchegiani, 3 Maldini, 4 Di Biagio, 5 Vierkovod, 6 Valem, 7 Schenardi, 9 Ronaldo, 10 Roberto Baggio, 19 Zamorotta, 27 Camarà, 33 Fresi. Direttore di gara è un arbitro piemontese, si tratta di Alfredo Trentalange, coadiuvato da Farina e Fassone, con quarto uomo Rossetti. Attenzione, vediamo subito quali sono le situazioni climatiche e se ci sono già ospiti al microfono di Marco Civoli, a te la linea. Sì, buonasera. Fino ad una mezz'ora fa c'era un clima da tregenda, forse lo stesso clima di 50 anni fa. Poi il cielo così ha voluto fermarsi e speriamo che questo tempo regga. Adesso la serata è persino gradevole. Io vicino Gigi Ligabetto, 50 anni fa le aveva 7 anni. Sì, è incredibile rivivere le stesse emozioni che ho vissuto in tutti questi anni, un cinquantenario che è ricco di promesse perché questa società si sta rinnovando, ha mantenuto il culto del passato. Come vedete questa sera la curva è ancora la curva che era il Philadelphia, e questa squadra che pensa al presente è proiettata verso il futuro per il suo passato. Allora, fra qualche minuto sbucheranno i giocatori, la rappresentativa di Lega, credo, così mi ha detto Zaccarelli, che l'allenatore, avrà una maglia bianca, suppongo, con bordino azzurro. Il Torino di oggi avrà le stesse maglie del Torino di allora. Beh, il Torino di oggi è un'altra realtà, viviamo un'altra epoca sociale. Il Torino di allora era il Torino che usciva dalla guerra, era il Torino a cui tutti si aggrappavano per sentirsi vincitori pur essendo vinti da guerra. Ecco, ed era la società a cui nessuno rinunciava perché erano tutti tifosi del Torino dopo essere tifosi della propria squadra. È un culto nazionale di una realtà programmata nel tempo e che avrebbe continuato a vincere, perché il Torino era programmato per continuare la sua corsa. Eccoli, sono entrati. Gigi. È incredibile vedere le vecchie maglie, mi vengono dei brividi lungo la schiena vedere ancora questo granata qui, che è l'unico granata che ci ha sempre contraddistinto. Ho visto altre maglie, ho visto il bianco, ho visto, ma questa è la nostra maglia. Grazie a Gabetto, ci sentiremo ancora, a te Carlo. Accodandomi a quanto hanno detto Civoli e Gabetto, lasciatemelo dire, mi perdonino gli sponsor, che bello vedere a distanza di tanto tempo queste maglie granata ancora con lo scudetto tricolore e senza sponsor. Questa è una serata assolutamente speciale che non vogliamo dedicare soltanto alle persone scomparse e alle famiglie, ma anche a tutti coloro che hanno vissuto quell'epoca e a tutti coloro che il grande Torino l'hanno conosciuto, magari soltanto in sogno, attraverso la testimonianza dei padri e dei nonni. Quello che è certo è che poche squadre hanno saputo parlare al cuore della gente come il grande Torino, incantando i suoi tifosi, i tifosi avversari, e sapete che non è sempre facile, e persino chi non l'ha mai visto giocare. Giovanni Arpino in una bellissima poesia scrisse: mio grande Torino, rosso come il sangue, forte come il Barbera. Venivamo dal niente, dalla guerra e dalla fame, ma un fiore l'avevamo ed eri tu.
Torino dunque, Torino di ieri e di oggi in maglia granata e rappresentativa di Lega invece in divisa completamente bianca. Mondonico, che è il tecnico del Torino di oggi e anche di questa squadra granata, è un allenatore che ha ottenuto nel Torino un terzo posto, una Coppa Italia e la finale di Coppa UEFA. Ha la possibilità di schierare quattro ex granata, sono Mezzano, Pessotto, Poggi e Cristian Vieri. E poi c'è un ex del passato che ha aperto e chiuso la sua carriera con la maglia del Torino e si tratta di Cravero, adesso team manager. Ancora la linea a Marco Civoli. Vieri e Lentini. No, penso che non conta chi va in campo, siamo qui a questo giorno dei tifosi del Grande Toro. Noi cerchiamo di fare bella figura, è chiaro che davanti c'è un po' una storia recente del Toro che fino a qualche tempo fa c'era. Adesso dobbiamo guardare al futuro sperando che sia altrettanto roseo. È un Toro che negli ultimi anni ha vissuto attimi anche difficili, siete impegnati a ritornare in Serie A. Che cos'è questo? L'anno della rinascita, del ritorno alle origini, che cosa deve rappresentare? È il terzo anno di Serie B, sicuramente ci sono dei perché. Se non ci fossero dei perché non avrebbero chiamato Mondonico. Speriamo che sia l'anno del nostro ritorno a casa, cioè in Serie A. Chiaro che in questo momento siamo un po' ai margini di quella che è un po' la nostra casa, la nostra dimensione. Faremo di tutto per entrarci, non è facile perché abbiamo dei grandissimi concorrenti, però ce la stiamo mettendo tutta, che Dio ce la mandi buona. Però a disturbarti dopo a te Carlo. Ne approfitto per dirvi anche che il selezionatore, chiamiamolo così, o comunque il tecnico di stasera della rappresentativa di Lega è Renato Zaccarelli. È il selezionatore della nazionale Under 21 di Serie B ed è stato campione d'Italia con il Torino nel 76. Zaccarelli può contare su almeno due giocatori per ciascuna squadra di Serie A. E adesso, come domenica, un minuto di applausi ricordando quella squadra strepitosa. Un minuto lunghissimo, emozionante, si sono mescolati tanti sentimenti, la nostalgia, l'orgoglio, la passione, sono volati lassù in mezzo alle nuvole. Avete sentito lo squillo di tromba? Era lo squillo di tromba con il quale i tifosi allora sul campo del mitico campo Philadelphia suonavano la carica. Quando il Torino raramente era in svantaggio, il capitano Valentino Mazzola si rimboccava le maniche, squillava la tromba di un tifoso, il capo della tifoseria, e il Torino cominciava la grande rimonta. Linea ancora Marco Civoli. Allora ci ha raggiunti qui a bordo campo Franco Ossola, che prima ha detto: non ho mai visto uno stadio, almeno recentemente, uno stadio così stracolmo, pieno, così intriso di emozioni. Sì, questa sera veramente il cuore esce fuori dal petto, è veramente una dimostrazione di affetto straordinaria. Io, se posso da qui ringraziare tutto il popolo granata, tutti i tifosi
e tutto il giorno sotto la pioggia, una cosa terribile. Senta, mi vuole raccontare brevemente, perché naturalmente poi seguiamo la partita, in pochissimi secondi, la giornata di oggi, che cosa ha rappresentato per lei? Per me è stata una cosa meravigliosa, perché mi sono reso conto, non per la prima volta, ma una volta di più, di che cosa vuol dire il grande Torino, ma non solo a Torino. Qui abbiamo incontrato gente che arrivava da tutte le parti d'Italia. Questa mattina alle 7 mi telefonavano per darmi segni di solidarietà. È stata una cosa stupenda. Io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto mio padre, il grande Torino, perché hanno lasciato un'eredità di affetti straordinaria. Grazie Franco Ossola, a te Carlo. Siamo così nel primo minuto di gioco di questa partita fra il Torino di ieri e di oggi e la rappresentativa di Lega, che è in attacco in maglia bianca. Questi è Camara, effettua il cross, c'è una deviazione di Mezzano, poi quella di Cravero e il recupero del portiere Pastine. Mezzano, uno degli ex Granata, poi Cravero, ancora a Mezzano. Pessotto. Nuovamente Mezzano per Cravero, lo ricordavamo, si è ritirato l'anno scorso, adesso è il team manager della formazione. 35 anni, 11 campionati con la maglia del Torino. Purtroppo la pioggia, nonostante i teloni, chiaramente fa vedere le sue tracce su campo, il rallentamento delle traiettorie del pallone abbastanza palese. Scienza ancora all'indietro per Mezzano. Il capitano, naturalmente capitano anche questa sera, Roberto Cravero. Verso il pallone da Scienza. Poi la partenza da parte di Di Biagio. Davanti a lui c'è Ronaldo. Lo scatto di Roberto Baggio. Fa viaggiare Maldini, che è il capitano della rappresentativa in maglia bianca. Scorre il pallone, recuperato da Pessotto, poi Lentini. Lentini contro Camara. Cristian Vieri, eccolo qua, anche lui un ex Granata. All'indietro per Bonomi. Cripa. Poggi. All'indietro per Bonomi ancora. E quindi fra i piedi di Pastine. Pastine che è stato determinante nella partita di sabato contro il Napoli, un portiere discusso che potrebbe essere però fondamentale per la promozione. Una parata decisiva sul 2-2, poteva essere il 3-2 invece, un tiro di Shalimov, è stato bravissimo Pastine in uscita. Ronaldo, tocco all'indietro ancora per Baggio, poi Maldini. Il tocco era stato per l'esattezza di Valemma. Ecco Baggio, quindi Valemma. Di Biagio. In profondità per Zambrotta, lo stop tentato dal giocatore che il prossimo anno giocherà nella Juventus e quindi comincia ad apprezzare quello che potrebbe essere il derby se il Torino tornerà in massima divisione. Cravero. Il passaggio a Mezzano, ancora linea Marco Civoli. Io sono con Renato Zaccarelli, uno scudetto nel 76, un cuore toro incredibile, però oggi hai una gran bella squadra tra cui hai qualcuno che si chiama Ronaldo, hai in panchina Inzaghi, Weah, ti diverti? Sì, mi diverto e sono contento per la serata, anche che si è fermata un pochino la pioggia e quindi peccato per il campo, ma per il Torino penso che sia la cornice migliore per festeggiare i 50 anni. Che raccomandazioni hai dato ai tuoi? Beh, le raccomandazioni le solite, insomma, di prendere la partita sempre sul serio, perché anche nelle amichevoli bisogna che ci sia il giusto impegno e poi proprio per onorare questo 50° anniversario bisogna impegnarsi, bisogna far bene. Giocheranno tutti? Sì, 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 giocheranno tutti, adesso piano piano cominceremo la rotazione, anche perché il campionato ce lo impone, visto la grande bagarre che c'è sia in testa che in coda. Grazie Renato Zaccarelli, a te Carlo. Siamo al quinto minuto, avete visto un fallo di Fresi su Lentini, punizione battuta e la respinta della difesa con Zambrotta, molto arretrato. Pessotto, aveva cercato per un attimo lo spiraglio per il tiro, largo ancora per Lentini. Lentini contro Camara, il cross e la presa da parte di Marchegiani. Molto festeggiati prima di questo incontro sono stati, direi in particolare, Marchegiani e Cristian Vieri, mentre dette fianco a fianco Nizzola e Carraro. L'apertura di Fresi per Maldini. Tentativo di recupero che non riesce per Crippa, questi è Zambrotta. Ancora molto bene per Maldini, ha spazio per il cross.
Ronaldo, poi una partenza è stata di Schenardi e il pallone che è terminato fuori. Niente da fare dunque per questa iniziativa della rappresentativa di Lega. Schenardi che si è posizionato, come fa anche in campionato, naturalmente come tornante di destra, praticamente l'avversario di Pessotto. Da Bonomi appoggi. Passaggio indietro di Sanna per Bonomi, che è diventato in questi anni la bandiera granata, quello che meglio interpreta la grinta del Torino, senza naturalmente dimenticare tutta la serie di gol di Ferrante. Sono pensate addirittura 24 in questo campionato di B che non è ancora finito. Un lancio fuori misura di Lentini, poi di Biagio. Adesso Valem. Avanti Fresi. Pallone recuperato da Pessotto, Vieri, il tiro, il pallonetto e la sfera che finisce sopra la traversa. Il tiro di Cristian Vieri che sorride naturalmente, lo spirito della partita è questo, verso il portiere della sua squadra, il compagno di squadra Marchegiani. Ma tutte e due sono, come abbiamo menzionato, ex granata. Rivediamo il tiro di Vieri, Vieri che era arrivato dall'Australia al Prato, aveva giocato nel Prato, poi era stato acquistato dal Torino, aveva visto molto bene il settore osservatori nel 90. È stato nel Torino dal 90 al 92 e qui ha cominciato veramente a diventare giocatore sul serio. Palemma, la finta da parte di Ronaldo, Baggio, ancora l'apertura per Zambrotta. E poi c'è un gioco che è stato interrotto per una posizione di fuorigioco, mentre vedete fra gli altri Inzaghi sulla panchina della rappresentativa di Lega. Ci sono 17 giocatori sulla panchina della rappresentativa di Lega, un'infinità, e 19 sulla panchina del Torino. Ancora un lancio per Vieri, ma anche qui c'è il fuorigioco. Ai più giovani in visione e in ascolto questa sera ricordiamo che il grande Torino vinse 5 scudetti nel 43, 46, 47, 48 e 49. La squadra costruita dal presidente, il commendator Novo, anticipò quello che in seguito faranno in Europa l'Ajax di Cruyff e in Italia il Milan di Sacchi. Intendo dire abbinare tutto sommato il fattore tecnico e quello atletico secondo un gioco offensivo che allora veniva definito sistema all'inglese. Avete visto Castellini, fra un attimo sarà il microfono di Civoli, seguiamo ancora questa azione, retropassaggio di Ronaldo, Maldini per Di Biagio, ancora Valem, la sua apertura per Camara, Camara che viene affrontato da Pessotto. C'è anche un ex bianconero, un grande avversario dei derby a bordo campo, l'avete visto, Franco Causio. Di Biagio nuovamente per Zambrotta, Zambrotta contro Crippa, non riesce il retropassaggio, linea Marco Civoli. Io sono con Luciano Castellini, che cosa vuol dire avere indossato la maglia del Torino? Ma è una cosa importante per un calciatore, io sono stato 8 anni qua, per cui il valore di una maglia è importante. Cosa ti insegna il Torino o il Toro? Ma la sofferenza prima di tutto. Negli ultimi tempi hai sofferto molto facendo un altro mestiere. Ma probabilmente sono uno che vive intensamente quello che fa, ma con immenso piacere. Grazie a Luciano Castellini e te Carlo. C'è un pallone che è stato perso da Valem, subito recuperato da Scienza per Lentini. Stringe in mezzo, buon recupero di Camara, ma c'è ancora Lentini. Intanto chiede palla, Crippa la riceve. Ancora la possibilità di una traversone per Poggi, colpo di testa all'indietro per Scienza, un pallonetto e ci sono però almeno 2 se non 3 giocatori del Torino in offside. Intanto vi segnalo la presenza in panchina di un personaggio che magari è poco noto a livello nazionale, ma anche lui a modo suo è una bandiera del Torino, è stato accompagnatore per tanti anni, lo salutiamo con tantissima simpatia ed è Giacomo Franco. Il lancio per Zambrotta, la respinta di Crippa, poi ancora Baggio. Palemma. Palemma immediatamente ha trovato una posizione in mezzo al campo da playmaker, da regista, quella più consona con Di Biagio. Il tiro di Schenardi ribattuto da Cravero. Vieri. Partenza dell'azione di rimessa con Poggi.
E ancora una volta, devo dire, scatta bene la trappola dell'offside da parte dei giocatori della rappresentativa di Lega, molto bene concertata, in particolare da Vjerkovod, da Fresi e da Maldini, oltre che da Camara. Avete visto proprio il computo dei fuorigioco, sono stati abbondanti in questi primi 11 minuti di gara con Torino 0, rappresentativa di Lega 0. Zambrotta, Ronaldo, non filtra questo pallone, sempre bravo, ancora allenatissimo Cravero. La partenza di Pessotto, poi la profondità, Camara in anticipo su Lentini. Palemma, Roberto Baggio, davanti a lui c'è Sanna. Apertura nuovamente per Zambrotta, quindi Baggio. Palemma, l'inossidabile Vjerkovod attaccato da Vieri. Si difende molto bene Maldini, supera Vieri, possibilità forse per il centravanti, niente da fare, ancora Fresi, Di Biagio, dietro nuovamente per Fresi, Schenardi, un impatto fra Mezzano e Di Biagio, si continua a giocare, Sanna, fa viaggiare Cripa mentre vedete si rialza con un pizzico di disappunto Di Biagio che si aspettava il calcio di punizione, Cripa ancora per Sanna. Dietro fronte era attaccato da Vem, poi lancio in avanti per Cristian Vieri, stop elegante, aspetta l'arrivo dei compagni di stasera, Scienza, ancora un dribbling, la possibilità forse del cross per Crippa, infatti, e la deviazione in calcio d'angolo di Fresi. Intanto avete visto per un attimo in ripiegamento difensivo Zambrotta e dello stesso Crippa che va ad eseguire il calcio d'angolo quando siamo arrivati alla dodicesima. Le disposizioni di Marchegiani che è stato nel Torino dall'88 al 93 prelevato dal Brescia. Crippa dopo respinta da Di Biagio, ancora un traversone e la deviazione in calcio d'angolo dello stesso Di Biagio. Quindi il Torino di ieri e di oggi, come l'abbiamo etichettato, che ha la possibilità di ribattere dalla bandierina. Intorno al campo tutti i ragazzi delle formazioni, sono 18 giovanili del Torino. La battuta, niente da fare per Bonomi, anticipato da Camara. Poi c'è Scienza. Cravero. Apertura ancora per Crippa. La respinta di Vjerkovod. Sanna. Come vedete Vjerkovod ha preso molto sul serio anche questa partita. Pietro Vjerkovod che il 6 aprile ha compiuto 40 anni. Il pallone che si ferma su una pozzanghera, quindi recuperato dai Granata, esattamente da Lentini. Lancio per Poggi, l'uscita di Marchegiani e in qualche maniera, vedete, se la cava con l'esperienza, col mestiere, ancora sorridente, recuperando la sfera all'interno dell'area. È un pubblico tutto particolare, quello di questa sera, quello che vorremmo vedere anche in campionato, sono tornate le famiglie, senza problemi naturalmente, pericoli di violenza, le famiglie per questa serata tutta dedicata al ricordo del grande Torino. Di Biagio. Davanti a lui c'è Cravero, ha ancora la possibilità per Sienardi, all'indietro per Di Biagio, in orizzontale per Baggio, nuovamente traversone, un altro fuorigioco sui tentativi di Ronaldo e Di Biagio, in una partita che devo dire rispetto alle aspettative, rispetto alle attese, molto più tattica di quanto si potesse immaginare. Occhio conclusioni a rete, evidentemente tutte e due le formazioni ci tengono assolutamente a fare bella figura anche a livello di risultato e siamo al 14° del primo tempo sullo 0-0. Sanna il passaggio a Crippa mentre c'è Causio, un grande avversario di ieri al microfono di Marco Civoli, a te la linea. Franco Causio è stato un grande avversario del Torino un po' di anni fa, che cosa ha rappresentato il Toro, quella maglia, perché questa sera credo che si celebrano le maglie Granata. Ma io sono qui come veste di dirigente dell'Udinese, quindi abbiamo portato un po' Gevale. Sono felice di essere qui perché il ricordo di quei campioni sono veramente una cosa eccezionale. Quindi io sono nato nel 49. Nel 49, è vero. Ho 50 anni. E sono felice di essere qui oggi. Cosa sapeva, che cosa si è portato da ragazzino di quei miti, di quel mito, di quella squadra? Sa dire Mazzola vuol dire tutto, quindi non puoi dimenticare, io sono stato un mese qui a Torino in prova
quando ero ragazzo, quindi. Ma io sono molto emozionato, sinceramente, vedere, ricordare, avere questi ricordi è veramente una cosa stupenda. Grazie a Franco Causo. Causo è stato un nazionale, in questa partita sono di scena proprio giocatori che hanno anche indossato le maglie delle rispettive nazionali. Allora ci sembra giusto ricordare che il grande Torino in questo senso ha stabilito un primato. L'11 maggio 1947 a Torino in Italia-Ungheria 3-2, il commissario tecnico Vittorio Pozzo vestì d'azzurro ben 10 giocatori granata su 11, con l'unica eccezione del portiere della Juventus Sentimenti Quarto. Veramente uno straordinario primato. Crippa che ha ricevuto da Bonomi, poi in mezzo per Sanna, ma c'è l'interruzione di gioco da parte dell'arbitro. Un fallo precedente, siamo arrivati al 16° di questo primo tempo, mentre vedete le telecamere su Baggio. Lo stesso Baggio davanti, grandissimo pallone, a conclusione di Schenardi, però mi sembra che anche qui c'era fuori gioco. Questa perlomeno è stata l'indicazione dell'assistente dell'arbitro, i guardalinee sono Farina e Fassone. In ogni caso assist da parte di Baggio, è una delle sue specialità, quel Baggio che proprio ieri si è esibito contro la Roma in 4 assist vincenti, oltre a quello del gol annullato a Ronaldo. Intanto primo cambio, esce una bandiera granata, si tratta di Roberto Cravero, ha dimostrato di essere ancora allenatissimo, essere preparato, avere riflessi in questi primi 17 minuti e lascia il campo. Viene sostituito dal libero titolare di oggi, Fattori, e fra poco, quando Civoli sarà pronto, sentirà Cravero. È pronto, vai pure Marco Civoli. Allora, con Nesti chiaramente abbiamo, anzi ha detto lui, sei allenatissimo. No, ringrazio Nesti, ma non penso proprio di essere allenatissimo. Poi con questi giocatori non si è mai allenato abbastanza, no? Allora, sei stato una bandiera di questo del Toro degli ultimi anni. Il Toro entra nella pelle, questo lo si sa. Ma e questo te lo dimostra, guarda solo che contorno di pubblico c'è. Penso una cosa incredibile, poi pochissime altre squadre si possono permettere una folla così. E noi, e questa è anche la nostra forza. Questo perché siamo sempre rimasti vivi. Puoi definirmi un giocatore da Toro o del Toro? Ma bisogna fare degli esempi, un giocatore da Toro è Ferrini, un giocatore da Toro è Pulic, sono tanti giocatori da Toro, l'importante è che diano sempre il 100% al di là di qualsiasi risultato. Grazie a Roberto Cravero. 18° minuto, per chi si mettesse in visione in ascolto, lo ricordo, 0-0 ancora fra questa rappresentativa di Lega e il Torino di ieri e di oggi, cioè rafforzato dagli ex che hanno comunque vestito la maglia granata. Valemma, il lancio alla respinta di testa di Crippa, poi Viera all'indietro per Scienza, ma la possibilità di intervenire Schenardi. Situazione di pericolo per il Torino, Schenardi affrontato da Mezzano. All'indietro per Baggio. Attende il piazzamento di Zambrotta, leggermente arretrato. Poi dietro ancora per Ronaldo. Di Biagio, i due calvi della partita, chiamiamoli così. Roberto Baggio, orizzontale ancora per Ronaldo, ci prova direttamente dalla lunga distanza, il pallone fuori, era affrontato in questo caso da Fattori che, lo ripetiamo, ha sostituito Cravero. E adesso sta per entrare in campo un altro dei grandissimi che sono in panchina nella rappresentativa di Lega, ex pallone d'oro, e cioè George Weah. Squalificato contro la Sampdoria, quarta stagione nel Milan, una serie di gol sempre importanti per la formazione rossonera nelle varie stagioni 11, 13, 10 e 6 in questa stagione. Oggi indietro per Sanna, il tiro e la conclusione che finisce però nettamente alta sopra la traversa. Intanto viene il momento del cambio, entra proprio Weah ed esce Ronaldo impegnato ieri nella partita contro la Roma, ha dimostrato di essere tornato in buona forma. Sentiamo Marco Civoli. Buonasera Ronaldo. Buonasera. Felice di essere qui? Molto, veramente una festa che deve entrare nella storia, questo sono molto soddisfatto, orgoglioso di essere qua e di aver partecipato. Che cosa sai del grande Torino? So che è veramente stata una grandissima squadra, che ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, che
purtroppo è finito in quel modo, però ha lasciato grandi ricordi. È un piacere avere dei giocatori come te, della tua classe, della tua disponibilità in serate come queste, perché non c'è un obbligo, direi che poi alla fine anche voi si siete onorati di partecipare. Sicuramente, siamo stati veramente, siamo venuti volentieri perché veramente quello che hanno fatto per il calcio italiano e Torino è stato veramente molto importante. Saresti un giocatore da Toro? Perché no? Grazie Ronny. Sempre simpatico in queste battute Ronaldo, che si ringrazia giustamente per la disponibilità, mentre vedete Zambrotta attraverso una respinta di testa di Mezzano, poi Bonomi. Applausi del pubblico tutte le volte che tocca il pallone Bonomi, che è entrato nel cuore della curva Maratona, che è veramente l'essenza del tifo granata, quello che si trovava nel grande, nel mitico campo stadio Philadelphia. Si prepara intanto Recoba, ma vediamo Poggi, cerca di servire Vieri, fatica un po' a stare in piedi, poi largo per Pessotto, Pessotto contro Fresi. Fresi è riuscito a toccare il pallone, Zambrotta che esibisce un altro ripiegamento difensivo. Zambrotta sempre bravissimo a interpretare il ruolo sia di difensore sia di attaccante sulla fascia sinistra. Come vedete tutto è pronto per Recoba, una delle rivelazioni di questo campionato, fondamentale per la risalita dalla zona retrocessione del Venezia. Passaggio di Valema per Maldini, fermato da Crippa. Ancora all'indietro per Fattori. Il sorriso di Recoba a bordo campo, mentre porta palla sempre Fattori. Davanti per Sanna. Scienza, che è il playmaker della Torino in questa prima parte della gara, e siamo arrivati al 22esimo. Mezzano. Scienza indietro, ancora Pessotto. Fattori per Sanna. C'è un tentativo di pressing naturalmente timido, viste le caratteristiche della partita, dei centrocampisti e degli attaccanti in maglia bianca. E confermo, ha problemi evidentemente con i tacchetti Vieri, guarda la panchina, terreno molto allentato, molto scivoloso. Di Biagio per Weah, poi Baggio, la finta ancora per Weah, il bel lancio per Zambrotta. Recupero di Fattori, passa Zambrotta, filtra molto bene, grande numero di Zambrotta e la respinta alla deviazione di Scienza. E Zambrotta sta veramente già entrando nel clima del derby del prossimo anno. E l'augurio per i tifosi granati, il ritorno del Torino in Serie A per rifare il derby dopo 3 anni con la Juventus. Intanto altri cambi, esce Pessotto, entra Sassarini, ma non è finita, ce ne sono altri. C'è l'uscita di Mezzano ed entra un altro numero 5 che è Cudini. E poi l'ingresso in campo, credo, di Artistico, vediamo, no, di Asta. E non soltanto quello, la sostituzione applauditissima del pubblico, nel senso che c'è Ferrante al posto di Vieri. Attenzione, linea, Arco Civoli. Cristian. Buonasera. Buonasera. Maglia granata. L'hai indossata? Sì, dopo tanto tempo sono contento, è stata una bella emozione. Le pacche sulle spalle di Mondoni? Sì, beh, lui me le fa sempre. E ancora un po' riesci a ducellare Marchegiani? Sì, perché è andato fuori, sarebbe stato bello fare un gol per il pubblico. Senti, negli spogliatoi tutto bene con i milanisti? Sì, 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 nessun problema. Non avete scherzato? No, 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 un po' sì, però tutto a posto, come sempre. Senti, chiudendo invece seriamente, una serata che è dedicata al Torino, a quello che è stato, ti chiedo a quello che sarà. Ma non lo so, diciamo che è sempre bello dopo 50 anni la gente che si ricorda ancora il grande Torino, penso sia una cosa bellissima, e per il futuro speriamo che il Torino ritorni in Serie A, perché è dove merita stare. Grazie, a ieri, a te Carlo. Intanto c'è un attacco della formazione granata con Sassarini, il pallone che è stato ribattuto e recuperato da Di Biagio. Chiedo a Marco Civoli di verificare una cosa, lo speaker ha annunciato in campo come numero 11 Sommese, credo si tratti invece di Asta, tenendo conto che in panchina ci sono molti giocatori che hanno lo stesso numero, quindi ad esempio di diversi numeri 4, diversi numeri 11, perdonerete il cronista se non sempre l'identificazione dei giocatori può essere semplice. Asta in campo, dunque, vabbè,
questa volta avevo ragione io, sbaglierò magari successivamente. Dopo intanto c'è stato un intervento di Vierkovod su Ferrante. Devo dire che fa un certo effetto vedere anche Ferrante, il bomber di oggi, diciamo il gabetto di oggi, per quanto le caratteristiche fisiche e tecniche siano diverse, con quella maglia, la maglia scudettata del grande Torino. Calcio di punizione, siamo al 26esimo, Lentini, la respinta di sta, la deviazione di Vierkovod, mentre è inquadrato Di Biagio, deviazione di Vierkovod in calcio d'angolo. E va a battere dalla bandierina proprio l'oggetto del contendere di prima, e cioè Asta, mentre prepara i suoi difensori marchegiani. Si avvicina Crippa e riceve. Ancora dietro per Asta. Contrasto con Di Biagio e poi con Fresi. Zambrotta, il recupero da parte di Crippa. Sale molto bene ancora una volta per il fuorigioco tutta la difesa dei giocatori della rappresentativa di Lega. Traversone da parte di Asta, la respinta di Fresi. Ancora Asta che punta all'avversario. Il cross che parte, il tiro e il gol! Una rete veramente splendida che è stata segnata, credo, da Fattori. Una rete veramente notevole, doveva essere spettacolo, è stato con questo gol esattamente al 27esimo, infatti è proprio lui. Bravissimo Fattori, uno dei giocatori del Torino di oggi che porta in vantaggio il Torino al 27esimo. Stiamo per rivedere questa rete, vale la pena, di fattura notevole. E sentiamo intanto Civoli a bordo campo. Che gol! Sono i gol che nascono in queste gare. Speriamo sia di buon auspicio per il futuro, sicuramente. È entrato in campo il Toro, Toro attuale, è bene che abbia fatto gol quando c'è in campo il toro attuale, perché vuol dire che sicuramente c'è una certa consistenza. D'altronde stiamo lottando per la Serie A, anche se questa è una partita, diciamo, molto molto ballata. È chiaro che sicuramente loro adesso faranno sul serie e potranno cominciare i guai. Grazie e naturalmente ci risentiamo. Mondonico, a te Carlo. Il grande Torino aveva abituato i tifosi alle acrobazie di tanti giocatori su tutti il centravanti, Guglielmo Gabetto, e questa sera naturalmente, senza volere fare paragoni, abbiamo visto un primo gol, crediamo ci sarà una serie di altre segnature proprio in acrobazia di un difensore, cioè Fattori. Intanto sta per entrare in campo con la maglia numero 7 il giapponese, è stata anche lui una delle rivelazioni del campionato, Nakata. Dunque dentro Hidetoshi Nakata, che nel Perugia ha segnato 9 gol in questo campionato e anche in occasione della disfatta con la Fiorentina 5-1 è stato uno dei migliori in campo. Calcio di punizione per i bianchi e non ce la fa ad arrivare sul pallone Vierkovod. Intanto fra le altre sostituzioni c'è stata quella di Recoba, che è entrato in luogo di Roberto Baggio, ancora linea a bordo campo. E io sono con Paolo Poggi, adesso insomma l'Udinese, ma il Toro non si dimentica. No, questa è una cosa che per sentirla bisogna giocare qua. Senti, posso toccare questa maglia? Perché molti magari vorrebbero toccarla. Penso proprio di sì. Cioè, questa è una cosa che resterà nella mia memoria dei giocatori che sono oggi qua, penso. Per rifallo, rifallo Marco, così lo vediamo nella presa di Gambuti, rifallo. No, si diceva con Nesti di rifare, cioè di toccare questa maglia. Valla questa pena. Maglia che emana poi alla fine un fascino, un qualche cosa. Sì, è qualcosa che si sente dentro, non è solo modo di dire quando si gioca qua, di sentire il cuore granata, di sentire la mano sulla pelle, è una cosa che ripeto. Quando si prova a giocare in questa squadra poi si sente. Grazie a Paolo Poggi, a te Carlo. Naturalmente qualcuno potrà pensare, ma d'altro canto è inevitabile, a qualche spunto retorico, ma quando sentite i giocatori che hanno giocato anche per poco nel Torino come Poggi, soltanto 2 stagioni, dal 92 al 94, parlare così del Torino, evidentemente una magia sotto questa maglia c'è. Dribbling da parte di Wea. In mezzo per Nakata. Apertura verso Camara e intanto vedete in campo già ci sono 2 numeri 7, questo è Schenardi. Adesso Di Biagio. Recoba. Il
giochetto da parte di Weah che non riesce, è stato fermato da Fattori, poi rilancio di Scienza per Lentini. La partenza intanto di Ferrante che chiede palla, va ancora giù Lentini e vediamo, sì, probabilmente c'è fallo. Intanto disperatamente chiedeva il pallone Ferrante che in questo campionato non ancora finito ha già segnato la Serie B 24 gol dei quali 11 su calcio di rigore. Ferrante che ha dovuto cambiare la bellezza di 8 maglie prima di fare quella giusta, il Torino ma ancora nell'età dell'autorità, non è ancora anziano. Intanto altri cambi, dentro Brambilla al posto di Scienza. Poi c'è l'uscita anche di Bonomi ed entra Comotto. Intanto le telecamere sono andate su Maldini, su Lentini, mi correggo, il giocatore che ha subito il fallo. Seguiamo questo calcio di punizione, poi linea a bordo campo per l'intervista con Di Biagio. Sul pallone c'è Sanna. Tutto questo avviene al 31esimo, 32esimo del primo tempo, 1-0 per il Torino, gol di Fattori, attenzione, respinta di testa di Camarà e quindi il recupero della difesa. Vai pure Civoli con il tuo ospite. Gigi Di Biagio, la cornice a qualcuno fa venire i brividi ancora oggi. Sì, noi quell'esperienza non l'avevamo vissuta per forza di cose, ne abbiamo soltanto sentito parlare. E stasera è stata una bella emozione, non pensavo fosse così bella. Ieri è andata come è andata, stasera chiaro c'è divertimento, c'è rispetto nel vero senso della parola. Sì, sono due cose totalmente diverse, questa sera siamo qua per festeggiare una grandissima squadra che purtroppo non c'è più e ieri sera era un'altra cosa. Però si vede che insomma hai corso e hai sudato perché fumo, c'è il fumo che ti arriva dal... Sempre impegnarsi, certo non è come la domenica però... Va bene così anche questa sera. Grazie, complimenti a Di Biagio, arrivederci. E avete visto il simpatico effetto della grappa rasata da parte di Di Biagio mentre c'è questo pallone che viene giocato da Asta. Cercava di trovare un compagno smarcato, l'ho trovato per un attimo in Sanna, vince il contrasto con Schenardi. Poi il retropassaggio di Ferrante che è diventato il capitano del Torino quando è uscito Cravero. Il cross da parte di Sassarini, la recupero di Vjerkovod. Vjerkovod è sempre una roccia in questa partita, concentratissimo. La partenza di Weah. All'indietro per Schenardi. Poi Recoba che, come dicevamo, è stato determinante per il Venezia con i suoi 7 gol in campionato. Ha dettato il passaggio, il tiro proprio per Schenardi e la parata di Pastine. Tiro per l'esattezza di Nakata, mi correggo, l'altro numero 7 della partita, Nakata che è anche uno specialista proprio nelle conclusioni a rete, la rivediamo nonostante il recupero di Sassarini. Ribadisco ancora, ci sono giocatori con lo stesso numero di maglia in campo e questo può rendere un po' difficile naturalmente il lavoro, la descrizione della partita. Intanto respinta di Vjerkovod, c'è una pausa, ancora linea a bordo campo. Io sono con Pessotto e Mezzano, adesso vabbè. Pessotto di professione fa il giocatore della Juventus, che fischio quando sei uscito, ma è normale, però insomma il Toro è il Toro. Sì, beh, stasera è una grande serata, una serata ricca d'emozione, perché siamo qui a ricordare quella grande squadra che ha dato tanto al calcio italiano e che appartiene a tutti gli sportivi. Di quel grande Torino, che cosa ti ha colpito di più in queste ore, in questi giorni di celebrazione? Devo dire che ha fatto piacere vedere che non solo i tifosi del Torino, non solo gli amanti del calcio, ma tutto il mondo sportivo si è riunito a questa grande manifestazione, perché queste cose uniscono ed è bello vedere tutti quanti uniti in questi avvenimenti. Mezzano, dunque, proprietà dell'Inter in prestito al Perugia. Ma insomma tu sei nato con questa maglia? Sì, io sono nato con questa maglia, ho fatto 13 anni stupendi, ho dei ricordi bellissimi e poi sono sempre stato tifoso del Torino, quindi per me sicuramente il massimo poter essere qui questa sera è davvero un onore. Quando eri ragazzo, qual era l'insegnamento che i tuoi istruttori spesso ti davano? Beh, sicuramente il richiamo alla maglia, l'attaccamento alla maglia, la grinta. E poi i valori umani, soprattutto la lealtà, perché questa squadra
e soprattutto quel grande Torino forse aveva, tutte queste caratteristiche. Grazie a Mezzano, a te Carlo. Intanto è finita un'azione offensiva del Torino che sta giocando con il tandem di punta di quest'anno, avete visto Ferrante, con lui c'è Artistico. Un'opportunità per la rappresentativa di Lega con Recoba, un ottimo pallone in mezzo, leggermente troppo lungo tuttavia per i compagni di squadra. Schenardi che stringe in mezzo, l'altro numero 7, Nakata. Ancora un passaggio molto buono per Recoba, tutto regolare, il cross questa volta il pallone però è finito fuori. Intendeva servire Recoba, Wea, pallone leggermente fuori oltre la linea di cesso. Soprattutto oggi nella civiltà dell'immagine avete notato quanti sono gli atleti che ricorrono magari anche stasera strane gestualità anche soltanto per scaramanzia. Nel grande Torino in particolare c'è un gesto che è passato alla storia, lo vogliamo ricordare, cioè il rimboccarsi le maniche di Valentino Mazzola nei rari momenti in cui i Granata erano in svantaggio. Per i compagni di squadra era come sentire, lo dicevamo prima della partita, uno squillo di tromba, perché nel giro in genere di un quarto d'ora, 10-15 minuti, cosa succedeva? Il Torino si trasformava in un'autentica valanga, pareggiava e finiva con l'annientare, surpassare l'avversario. E molti l'hanno detto, quella rimboccarsi le maniche era in fondo anche il rimboccarsi le maniche di un intero paese dopo la guerra. Ha fatto un gran bel numero UEA in area di rigore, poi si è fermato e franato a terra proprio davanti all'avversario a Fattori, il gioco è stato fermato dall'arbitro. Sorride UEA, evidentemente si aspettava qualcosa di più da 30 lanci, poi l'incoraggiamento anche di Pastine. Intanto rivediamo, mentre si sta giocando, comunque vediamo l'episodio, la spentina da parte di UEA. Ultimo avversario Crippa, poi in pratica tre avversari saltati, probabilmente c'era un'ostruzione qui, Alfredino Trentalange è stato clemente con il Torino, vista anche naturalmente la caratteristica della serata. Questi Artistico, c'è ancora Mondonico in panchina e Civoli pronto con il suo microfono a bordo campo. Sono vicino a Zaccarelli mentre osserviamo Zambrotta che va a puntare Pastine. Zambrotta allora è veramente entrato nel clima dell'erbe, eppure i tifosi perché salutano naturalmente con gioia l'uscita di Pastine, tipo quella di sabato su Shalimov contro un giocatore che il prossimo anno sarà nella Juventus, proprio su questo campo. Vai pure Marco. Mi sembra che stia riuscendo proprio bene, ecco, quindi sono doppiamente soddisfatto. Gli applausi a UEA. Beh, sai, Giorgio è un giocatore, penso che faccia piacere vederlo giocare, no? E come tutti gli altri, però quando ti fa una giocata come quella di prima ti riconcilia con il calcio. Grazie Renato Zaccarelli, a te Carlo. Adesso siamo arrivati al 38esimo, ancora bravissimo Wea in questa giocata. Il passaggio per Zambrotta, sicuramente uno dei migliori in campo in questo primo tempo. Ha giocato con grandissimo impegno e devo dire anche con ottimi risultati. Quello che avete visto era Comotto. L'intervento di Comotto proprio su Wea. Comotto uno dei giovanissimi della formazione Granata, uno dei prodotti del vivaio. Torino in avvantaggio dunque per 1-0 sulla rappresentativa di Lega, rete segnata, bellissima rete in acrobazia da Fattori al 27esimo. La preparazione di Pastine con la maglia che fu di Bacigalupo. La rincorsa corta di Recoba. In barriera ci sono Asta e Sanna. Sale anche Maldini per il colpo di testa, Recoba, Pastine, in pratica ha spostato il pallone quel tanto che bastava per toglierlo da una eventuale testa o deviazione di Camarà. Tentativo di recupero di Ferrante che però non riesce, ancora una volta il pallone che si ferma su una pozzanghera. Come avete visto in sovraimpressione siamo al 41esimo, un'apertura ancora in direzione di Asta. Chiama il pallone Ferrante, lo chiama anche Artistico, la respinta di testa di Frisi, poi Vierkovod. Il Torello, in questo caso bisogna dire dei giocatori della rappresentativa di Lega, si liberano in disimpegno, questi è Camarà. Un intervento su Nakatai, il pallone che è ancora fuori.
Cudini su Nakata quando siamo arrivati proprio al 41esimo minuto di questo primo tempo. Giorgio Weah, l'appoggio per il compagno di squadra del Milan, Maldini, ancora Weah, finta, doppia finta, assist e poi la respinta dei giocatori granata. Di Biagio in avanti per Recoba, colpo di testa a respingere Di Fattori. Scarchilli che ha tentato di servire i compagni, il recupero era stato di Vierkovod. Poi Fattori, Sanna, Weah, una battaglia in pochi metri di campo. Era erronea anche la segnalazione precedente che è stata data qui nello stadio. In campo c'è dunque Scarchilli e non Brambilla, tutte e due con la maglia numero 10. Brambilla lo vedremo evidentemente più tardi. Intanto una ribattuta di Vierkovod per i giocatori ancora in maglia bianca. In campo c'è naturalmente Di Carlo al posto di Di Biagio. Di Carlo al posto di Di Biagio, anche lui pelato, la pelata che naturalmente può ingannare. Eccolo qua in possesso di palla, il giocatore che è stato molto importante nelle ultime stagioni del Vicenza. Intanto retropassaggio per Di Carlo, poi davanti ancora in direzione di Schenardi. Weah, la respinta di Sanna. Ecco Scarchilli. Intanto ne approfittiamo, chiediamo alla regia una comunicazione, cioè se c'è tempo eventualmente per una battuta già alla fine del primo tempo o se dovremo passare immediatamente la linea agli studi di Roma. Intanto vi dico che nel secondo tempo qui in postazione per commentare questa partita avremo una grande del passato granata, cioè Claudio Sala. Buona uscita dalle retrovie, ancora una volta dei giocatori in maglia bianca. Weah che ha tentato di bucare, di saltare l'avversario, c'è riuscito e ha attirato, calamitato anche il fallo dell'avversario. Siamo proprio alle ultime battute di questa gara, fortunatamente in questo primo tempo si è fatto clemente il tempo, non sta piovendo, ancora spettacolo da parte di Weah, guardate che numero, è bravissimo, è Pastine. Il sorriso di Weah che si esalta in queste partite, tutto spettacolo, e l'abbraccio molto sportivo con il bravissimo Pastine che gli ha sbarrato la strada. Questo è lo spirito naturalmente dell'esibizione e rivediamo quello che ha combinato Weah, è la seconda volta che ci prova, su un campo allentatissimo si diverte in serpentina. Si direbbe che abbia calcolato addirittura la traiettoria del pallone frenata dalle pozzanghere per poi colpire, ma Pastine è stato bravissimo ed ecco l'abbraccio fra il portiere e il grande avversario. Intanto un altro cambio per quanto riguarda la rappresentativa di Lega. Sta per entrare Luppi ed entra Schenardi. Gattuso dentro Schenardi. Gattuso, un giocatore che possiamo indefinire in stile toro, un giocatore tutto grinta, giocava nei Rangers di Glasgow, è tornato in Italia, era stato allevato dal Perugia, adesso gioca nella Salernitana. Dunque Gattuso in campo in questa ultima parte del primo tempo. Recoba tenta di superare ma non ci riesce Scarchilli, quindi Sanna. L'apertura per Asta. Artistico, ancora Sanna, retropassaggio in direzione di Fattori, poi l'apertura per l'esterno sinistro Sassarini, ancora Scarchilli davanti per Ferrante, ha tentato il tocco d'esterno per Sassarini, ha recuperato comunque la difesa della rappresentativa di Lega. Il lancio ancora in avanti, la copertura che è stata tentata e trovata da Cudini con il retropassaggio per Pastine. Non so Civoli se hai qualcuno vicino a te, non so se ci sarà la possibilità di fare l'intervento già a fine primo tempo, forse è il caso di farlo adesso, ti do la linea. Sì, io sono nei pressi della panchina della rappresentativa di Lega e vedo di avvicinarmi a Pippo Inzaghi. Cosa ti sta dicendo Zaccarelli, Pippo? No, che non pensava... vedi, quando mi vedono a me è un disastro. Vabbè, dai sopporto. Sì, no, ci mancherebbe. Una serata specialissima. Sì, infatti sono venuto molto volentieri perché ricordiamo una grande squadra. Ecco, e credo che loro non ti sentano, se ti sentissero cambierebbero idea. No, ma questo fa parte anche del calcio, non c'è problema. Quanti minuti giocherai? Ma no, un po' alla fine, poco. Grazie.
E naturalmente appena compare, proposto dalla regia, il volto di Inzaghi, che è una bianconero, è lo stesso che vedono sui due schermi giganti tifosi, la bordata di fischi inevitabile parte. Tra l'altro voglio ricordare che Pippo Inzaghi nella stagione 95-96 e giocava allora nel Parma, a ottobre era proprio sul punto di essere prestato al Torino. Invece poi rimase fino a fine stagione nel Parma, l'anno dopo all'Atalanta e quindi successivamente alla Juventus. Era bello il passaggio di Recoba per Nakata. Sanna. Siamo in fase di recupero, il lancio da parte di Scarchilli e la posizione di fuorigioco di Asta. Dicevamo dell'elenco interminabile dei panchinari delle due formazioni, alcuni li avete visti, comunque complessivamente per la rappresentativa di Lega sono Scarpi, Paramatti, Di Carlo, Mazzola, Luppi, Gattuso, Nakata, Pecchia, Pippo Inzaghi, UEA, Di Napoli, Recoba, Macellari, Rinaldi, Lassisi, Fabio Junior e Necruz. Come detto, alcuni sono già in campo in questo primo tempo. Si dovrebbe giocare credo ancora un minuto per quanto riguarda questa partita, poi ci risentiremo, ci rivedremo sempre ancora per ricordare il grande Torino nell'intervallo. E arriva adesso il fischio finale con leggero anticipo da parte di Trentalange e quindi subito la linea agli studi di Roma per poi riprenderla qua da Torino. Sei in ritardo e abbiamo ospiti. Mi infresco un attimo. Ma non puoi schizzare in bagno. Laura l'ha appena pulito e persino con Via Cal. Sì, ma con nuovo Via Cal. Vedrai. Nuovo Via Cal è unico, è straordinario contro le incrostazioni di calcare. Inoltre, la sua formula antigoccia fa scivolare via l'acqua, così la brillantezza dura. Come sto? Come sta il bagno? È tutto brillante. Come noi stasera. Nuovo Via Cal, numero uno contro il calcare. Brillantezza che dura. Il nostro addome è come il mare. Se qualche volta si agita, rampi e spasmi ci prendono a ondate. Ma per fortuna c'è Buscopan. Buscopan agisce direttamente sullo spasmo. E a poco si calma. Così l'addome si rilassa e il mal di pancia si placa. Buscopan, la quiete dopo il mal di pancia. È un medicinale, evitare l'uso prolungato. Leggere attentamente il foglio illustrativo. La primavera è freschezza. La primavera è dolcezza. La primavera è la vita che sboccia di nuovo. La primavera è San Benedetto, l'acqua che sa di primavera. Portami! Non ti porto! Portami! Non ti porto! Portami! Ti sopporto. Ritrovatevi! Con il risparmio plano Alitalia, chi compra prima risparmia in partenza. Tutto l'anno, su tutti i voli, in tutta Italia. Il calcio è vitale per le nostre ossa, ma anno dopo anno tutti perdiamo calcio e le nostre ossa diventano fragili. Un rischio, specialmente per le donne nel periodo della menopausa, il rischio dell'osteoporosi. Se l'alimentazione è povera di calcio, intervenire si può con l'aiuto di Caltrate, l'integratore di calcio con vitamina D, il nuovo modo facile e sicuro di prendere il calcio che ci manca. Caltrate, perché un corpo sano ha bisogno di ossa forti. Guido Belmalucci. Maestro, ho trovato il modo per tornare a casa. Tino, è un progetto faraonico. Dovremmo chiedere un finanziamento a Monte dei Paschi di Siena. Che idea, è una banca presente ovunque. Ci verrà sicuramente molto. Pensa, potrebbe persino aver finanziato Cristoforo Colombo. No, ma davvero? Esisteva già 20 anni prima la scoperta dell'America. Diamo inizio ai lavori. Tu taglia la legna, io telefono alla banca. Monte dei Paschi di Siena, conti perché non sei solo un conto. Oh, oh, mi è sembrato di vedere un atto! Oh, si acchiapperò! Nissan presenta Micromatic! Servosterzo e 16 valvole! Climatizzatore! E persino l'ABS! Presa! Nissan Micromatic, con il cambio automatico al prezzo del manuale. Oggi Hotel Networks cambia il modo di comunicare per le aziende. Here come all flat top.
He come grooving us slowly. He got a juju eyeball. He's saying, I know you. You know me. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together. Per integrare le comunicazioni con la forza di Internet. Come together. Nortel Networks. Right now. Come condividere un'idea. Over me. Il mercoledì sera la battaglia per i vostri diritti non dipende soltanto da me, ma soprattutto da voi. Vi aspetto ogni mercoledì alle 20:50 e non dimenticatelo, mi manda Rai 3. Si chiama Hammond, Jackson Davis, 28 anni. Sei la figlia di Dalton Voss, il famoso Dalton Voss. Non vorrai farmi credere che lo scopri soltanto adesso? Adesso quelli penseranno che ti ho rapita perché sei la figlia di Dalton Voss. Se fai del male a mia figlia ti uccido con le mie stesse mani. Ma quelli sono pazzi. Sesso e fuga con l'ostaggio. Giovedì, ore 21, Rai 3. Queste immagini vi giungono nuovamente dallo stadio delle Alpi di Torino per la partita fra il Torino di ieri e di oggi e la rappresentativa di Lega. Il Torino sta vincendo per 1-0, ricordando il grande Torino, quello perito a Superga, con il gol che è stato segnato al 27esimo minuto, un bellissimo gol in acrobazia di Fattori. Linea subito a bordo campo a Marco Civoli. Sono in compagnia del professor Innocenzo Mazzini, che è il responsabile del settore scolastico della Federcalcio. C'è un'iniziativa, e cioè scuola calcio in stadi aperti. Brevemente di che cosa si tratta, perché è importante. Si parla di Torino, si fa riferimento al passato, ma Toro vuol dire anche settore giovanile, vuol dire ragazzi. Infatti il settore giovanile ha organizzato insieme alla Lega Calcio una grande manifestazione con le scuole di 40 città italiane che hanno dato la possibilità a tanti ragazzi di fare calcio divertendosi, a tante bambine anche, questo è importante, di fare musica, di divertirsi, di poter cimentare un modello culturale nuovo che vede lo sport entrare prepotentemente nella scuola e dare un contributo a una formazione scolastica che deve essere completa. Il 25 maggio a Roma, particolarità, ci sarà una manifestazione. Due squadre, la squadra europea, Europe Team, e il World Team, che si affronteranno. La particolarità è questa, che chi scenderà in campo sarà votato via internet, naturalmente dai ragazzi e non solo, e quindi saranno i ragazzi a scegliere i giocatori che vorranno vedere in campo. Sì, saranno i ragazzi che per via di internet, avendo dotato tutte le consulte provinciali di computer della linea adatta, che potranno scegliere in piena libertà nei loro sogni, nel loro immaginario, e avranno votato anche gli atleti che più sentono vicini a loro, che più rappresentano il loro sogno di atleta. Ecco, noi li vedremo tutti a Roma il 25 maggio in campo. E sarà una grande manifestazione di folla e di ragazzi. Ad oggi le formazioni sarebbero queste: Buffon, Nesta, Maldini, Thuram, Zidane, Albertini, Davids, Rui Costa, Pippo Inzaghi, Vieri e Totti da una parte, Cilaver, Zanetti, Repka, Mihailovic, Verona, Almeida, Nakata, Boban, Battistuta, Weah e Salas dall'altra. Ci divertiremo quella sera, ma a proposito di formazioni, come giocava il grande Torino? Carlo Nesti. Lo vediamo subito, la grafica dovrebbe essere pronta ed è un regalo che vogliamo fare a tutti i tifosi granata. È chiaro che oggi i nomi di campioni come Ronaldo e Baggio possono beneficiare di una notorietà assoluta, grazie soprattutto a quell'amplificazione televisiva che all'epoca del grande Torino non esisteva. Ebbene, ci piace, almeno in una serata come questa, saldare una sorta di debito che in fondo ha la storia stessa dei mass media nei riguardi del grande Torino.
vale a dire potere vedere, elencare quei nomi come si fa con la formazione di oggi anche in televisione. E allora, in porta Bacigalupo, in difesa Ballarina, Rigamonti e Maroso, a centrocampo Grezzar, Castigliano, Loic e Mazzola, in attacco Menti, Gabetto e Ossola. Ed è naturalmente anche una grande emozione per chi è qui a realizzare la cronaca, per me, per Marco Civoli, poterlo fare magari così, in sogno, nella fantasia, immaginando che questa squadra nel secondo tempo vada in campo. Vai pure Marco Civoli, se hai ancora degli ospiti, se no continuiamo di qui. Credo che Marco si sia sposato. Se riesci a continuare tu, io vado... D'accordissimo. Magari perfetto. Vado ancora da Gabetto, perché... E nelle vicinanze, comunque continua tu Carlo. Perfetto, e allora vi posso dire che noi seguiremo, commenteremo, descriveremo il secondo tempo con un altro grande giocatore del passato Granata. Abbiamo detto Renato Zaccarelli è il selezionatore della rappresentativa di Lega, vinse lo scudetto nel 76. Qui al mio fianco c'è Claudio Sala, che vinse proprio quello scudetto nel 76 e che oggi è l'apprezzatissimo allenatore della formazione primavera della Torino, mentre vediamo l'unico gol del primo tempo splendido di Fattori. Innanzitutto Claudio, abbiamo visto un gran bel gol, direi. Sì, buonasera a tutti, sì, direi un gran bel gol, incrociata al volo di Fattori, direi che è un gol molto bello. Parlando della tua esperienza di calciatore, soprattutto di quel periodo, quanto ha pesato per voi, per te, per Pulici e Graziani il mito del grande Torino e quanto invece vi ha motivati a vincere quel grandissimo scudetto? Ma sicuramente è un'eredità pesante, e quindi chiaramente è un'eredità che ti porti dietro. Quando noi ci allenavamo praticamente nel mitico Philadelphia, percepivamo un pochino quello che in quel campo era stato fatto da questi grandi calciatori. E quindi questo è stato un'eredità pesante che ci ha portato però a avere gli stimoli giusti per poter arrivare poi a una conquista dello scudetto e riportare dopo 27 anni di nuovo lo scudetto del dopo Superga. E soprattutto gli attaccanti, Graziani e Pulici, quella coppia straordinaria, i gemelli del gol, pensavano fortemente a Gabetto e credo che a bordo campo ci sia il figlio di Gabetto, di Guglielmo Gabetto, cioè Gigi Gabetto. A te Marco. E sono ancora con Gigi Gabetto, un gran bel primo tempo, un gran bel gol. Volevo però chiederle che cosa le raccontavano di suo padre, qualche gesto, qualche situazione anche curiosa di papà Gabetto. Beh, papà Gabetto l'ho conosciuto poco purtroppo, in ogni caso da quello che mi raccontava e mia madre e tutte le testimonianze che ho avuto in giro per il mondo, era un giocatore fantasioso, era forse l'unico che riusciva a sbagliare i gol più facili e a fare quelli più difficili, accendeva la fantasia del pubblico, era un burlone, era il più anziano e con Mazzola comandava la squadra perché era il personaggio che in mancanza del capitano faceva sentire la sua esperienza. Ecco, se dovesse, avrà visto dei filmati naturalmente, c'è un giocatore che questa sera è entrato che potrebbe ricordare suo padre? Ma potrebbe essere Ferrante per il modo rapido di girarsi, di cercare la soluzione del gol con la sua anche Ferrante a fantasia, ecco, un giocatore rapidissimo d'area di rigore, solo che Gabetto aveva in più di Ferrante lo stacco di testa e soprattutto la grande rovesciata. Mi ha colpito perché l'ha chiamato Gabetto. Gabetto perché ho tanto rispetto per lui come giocatore, mi è mancato tanto come papà. Grazie a te Carlo. Tutto è pronto dunque per il calcio d'avvio di questa ripresa, qui in postazione al mio fianco come detto c'è Claudio Sala, commenteremo, descriveremo insieme proprio le fasi della ripresa, ma sempre pensando, sempre avendo nel cuore il grande Torino. Questa sera non se la sono sentita di venire e li comprendiamo benissimo, due personaggi che sono il figlio di Valentino Mazzola, Sandro Mazzola, che salutiamo, e quel giocatore del grande Torino che non partecipò alla sciagurata, sventurata trasferta in Portogallo, era infortunato, era ammalato, e cioè Sauro Tomà. Salutiamo anche lui.
dedicato in pratica tutta la vita con i suoi libri, con le sue testimonianze a ricordare, a rievocare quel Torino, i suoi compagni di squadra. Intanto è cominciato il secondo tempo con il Torino di ieri e di oggi, l'abbiamo chiamato, definito così, che è in vantaggio per 1-0, rete di Fattori al 27esimo. C'è subito una respinta di testa da parte di Cudini, poi il pallone che viene messo giù dai giocatori di Granata e naturalmente per l'abbondanza dei panchinari magari sarà proprio Claudio Sala a darci una mano nella identificazione dei giocatori. Ricordiamo, molti hanno lo stesso numero di maglia. Sì, anche perché ho dei giocatori della mia squadra, della Primavera, quindi ho due ragazzi, esatto, che forse entreranno negli ultimi 15 minuti della partita, quindi chiaramente li saprò riconoscere. Infatti sfrutteremo proprio l'esperienza di Claudio Sala, perché è programmato l'ingresso di giocatori come Sorrentino, Gaglianone, Balzaretti e Lozza, a meno che non siano già entrati, poi lo vedremo in questo secondo tempo. No, per ora non sono ancora entrati. Bene, almeno abbiamo chiarito questo e intanto c'è Di Carlo in possesso di palla. La sua apertura con questo attacco da parte di Zambrotta, abbiamo detto sicuramente un bel primo tempo da parte sua, preso molto sul serio come in un futuro derby Juventus a Torino. Il disimpegno Granata e il lancio verso Artistico, colpo di testa all'indietro e nuovamente il recupero di Luppi. Adesso vedremo se la formazione della rappresentativa di Lega avrà la possibilità, lo stimolo per aumentare il ritmo, ma è chiaro, si tratta di un'esibizione e i giocatori giustamente pensano anche al campionato. Intanto a fondo da parte di Artistico il cross e la parata dell'estremo difensore della rappresentativa di Lega, che in questo secondo tempo è Scarpi del Cagliari. Avanza ancora il regista Di Carlo. Gattuso con un pallone perso. Ripartenza immediata da parte dei Granata e il pallone che è stato messo in fallo laterale ancora una volta dal giocatore, dal mediano della Salernitana, Gattuso, mentre vedete questo primissimo piano di Di Carlo, ultimo a toccare il pallone però è stato il giocatore Granata, quindi si è ricominciato, era Parente per l'esattezza. Di Carlo, passaggio nuovamente per Gattuso. Il giapponese Nakata viene affrontato da Sanna, ancora Nakata, cerca subito l'azione in profondità, parte questo cross e c'è un recupero di Cudini. Telecamere su di lui e il pallone adesso fra i piedi dell'estremo difensore di riserva della Torino e si tratta di Casazza, è entrato in luogo di Pastine. E poi c'è questo tiro senza pretese dalla lunga distanza che è stato tentato da Sommese. Sì, in effetti nel Torino è entrato anche il numero 7, Luca Mezzano, al posto di Crippa. Mezzano che tra l'altro è stato un mio giocatore, ha avuto la fortuna di vincere nel 95 il torneo di Viareggio, è un giocatore che è uscito dal settore giovanile, poi ha avuto la fortuna di arrivare poi all'Inter ed è stato dato in prestito al Perugia. È una partita nella quale avrete notato ci sono anche degli scambi di maglia, proprio perché Mezzano aveva cominciato la partita con la maglia numero 5 e adesso è rientrato in campo con la maglia numero 7, e tutto naturalmente consentito in questo genere di partita. Ancora una bella giocata da parte di Gattuso che tentava proprio di superare Mezzano. Siamo arrivati al quarto minuto del secondo tempo, sempre il Torino in vantaggio per 1-0 sulla rappresentativa di Lega, ancora con quel bellissimo gol segnato da Fattori al 27esimo. Luppi cambia gioco dall'altra parte per Gattuso, la rovesciata. Adesso c'è l'avanzata di Rinaldi, che è stato sicuramente uno dei giocatori migliori del Bologna di quest'anno, dovrebbe giocare nell'Inter si dice nella prossima stagione. Uea che ha ancora voglia di divertirsi, poi lo stop di Di Carlo. Ricoba filtra questo pallone, posizione di fuorigioco e Claudio Sala, tu sei stato un giocatore eccezionale dal punto di vista tecnico, è bello vedere Uea divertirsi in queste partite. Sì, devo dire che è il giocatore che forse riesce ad accontentare soprattutto la platea con certi colpi veramente sopraffini, quindi è un giocatore sicuramente che fa molto spettacolo. In effetti lo ero un po' anch'io sulla fascia laterale, quindi giocatore insomma di grande fantasia.
Intanto, a proposito di fasce laterali, mi ero fermato un attimo per verificare la sostituzione. Dicevo, a proposito di fasce laterali, bella anche la prestazione già da derby di Zambrotta, che il prossimo anno vestirà la maglia bianconera. Sì, in effetti è stato forse il migliore in campo, quello che aveva più voglia di correre, quello che aveva più voglia di mettersi in mostra, è stato forse il giocatore determinante per questa rappresentativa. Intanto c'è un cambio, è uscito Recoba, abbracciato da Zaccarelli, è entrato Di Napoli dell'Empoli e la linea va a Civoli a bordo campo. Sai che cos'è un giocatore del Toro? Sai chi è? Ecco, non scusate. Cosa vuol dire? No, cosa vuol dire essere giocatori del Toro? Significa sicuramente essere giocatore di una grande squadra e poi tutto l'altro lo sapete voi meglio di me, perché io sono da poco in Italia, allora... Sicuramente conoscendo a Luca Messano, tu vedi con la voglia che lui gioca, vedi come sono tutti. Che partita è stata per te questa? No, niente, io sono venuto a far parte un po' di questa partita, anche se, l'ho detto prima, no, non è che mi piace giocare una partita per certe cose, no? Perché ci sono anche altri modi per commemorare un incidente aereo come è successo, però penso che anche la gente, tutta questa, i tifosi se meritano una partita, a vedere tanti campioni come hanno giocato, come Ronaldo, come questo credo che sia lo spirito al bar. Sicuramente era quello e niente, speriamo di avere fatto bella figura. Importante. Sei uscito dagli applausi. Meglio. Grazie a te Carlo. Mentre seguiamo la partita io vorrei domandare una cosa a Claudio Sala. Sì. Noi vediamo questa sera, i tifosi vedono tantissimi giocatori di nome, tanti campioni. Però io credo che i tifosi granata rinuncerebbero a tutti questi campioni, l'acquisto di questi campioni, per un altro genere di acquisto, un qualcosa che si chiama la ricostruzione del Philadelphia. Ma che cos'è questo Philadelphia per il tifoso, per chi è stato giocatore granata? È un nostro punto di riferimento, in effetti da quel campo siamo riusciti a tirar fuori dei giocatori che poi militano adesso nelle varie squadre di Serie A. Il Philadelphia io l'ho vissuto dal punto di vista di professionista, ma ho avuto esempi eclatanti di giocatori che mi hanno insegnato. Qualcuno diceva cosa voleva dire essere del Toro. Io sono arrivato al Toro e ho trovato abili maestri, Poletti, Fossati, Agroppi, Cereser, Carelli, Pulici, Rampanti, tutti i giocatori che sono cresciuti nel nostro settore giovanile. E questa è un pochino la voglia che mi hanno insegnato. Io prima di arrivare al Toro ero più per il bello che per il pratico. Quando sono arrivato al Toro sono stato più per il pratico che per il bello, riuscendo un pochino ad essere fantasioso ma nello stesso tempo giocatore di grande carattere. E a questo devo molto al Toro. Per il momento lo stadio Philadelphia non c'è, sono state fatte tante promesse, purtroppo anche non mantenute, ma come diceva Claudio Sala, sicuramente questo deve essere un punto di riferimento fondamentale per la storia imminente del Torino. Nello stadio Philadelphia, quando c'era naturalmente, lo stadio era la casa del Torino, il grande Torino ottenne un primato formidabile. Pensate che il grande Torino vinse, anzi per l'esattezza rimase imbattuto per 6 anni consecutivi, cioè dal 17 gennaio 1943 fino alla data della tragedia. Pensate, per tutto quel periodo nessuno riuscì a vincere sul campo del grande Torino, il Philadelphia. E mi sembra, Claudio Sala, che questo sia veramente un dato statistico che si abbina ai sentimenti. Devo dirti, sai Carlo, che abbiamo un grosso rimpianto, perché noi avevamo l'opportunità nel 75 e nel 76 di migliorare uno dei tanti record di questa squadra. In effetti avevamo la possibilità di centrare tutte le partite vincenti in casa. Ci siamo un pochino fermati nell'ultima partita, vincevamo 1-0 contro il Cesena, abbiamo fatto 1-1, un'autorete della paura dal punto di vista proprio della paura che ci attanagliava in quel momento, e devo dire che è stato un pochino il nostro rimpianto. Saremmo riusciti a superare una volta questo grande Torino. Siamo arrivati al 9° minuto del secondo tempo, azione ancora da parte di Zambrotta, poi Gattuso, la respinta nuovamente di Comotto. Adesso Di Carlo per Weah. Passaggio indietro e la respinta di Casazza, recupero di Di Carlo, ma mi chiede ancora la linea Civoli, vai pure. No, solo per dirti una curiosità, che Cristian Vieri si è cambiato, docciato ed ha ripreso il posto in panchina vicino a Mondonico.
questo credo che sia molto significativo per quanto riguarda l'attaccamento di certi giocatori a maglia. Sì, questo vuol dire, cosa vuol dire essere del Toro, cosa vuol dire aver portato questa maglia granata che in effetti ti affascina e ti lega per molto tempo. Io ho avuto dei compagni che sono stati anche delle meteore, un anno o due, ma si ricordano sempre di questo momento di aver indossato questa maglia, e questo è importante, fondamentale. Fondamentale soprattutto nel calcio business tenere in vita questi sentimenti che poi sono quelli dei tifosi e che legano i tifosi ai giocatori. Sì, senza in effetti, questo il calcio si ferma. In effetti per quello noi dicevamo dobbiamo ricostruire una casa, dobbiamo ritornare al Philadelphia per ricreare i presupposti per avere i giocatori che escano dal settore giovanile, che siano amati dal pubblico, che il pubblico li possa sorreggere. A noi manca un pochino questo, ecco perché è fondamentale la rinascita di questo stadio. Intanto c'è un passaggio di Parente in avanti per Artistico. Artistico che cerca lo spazio per il tiro e viene però fermato da Luppi. Poi cerca di combattere ancora sul pallone, niente da fare, e a bordo campo si sta scaldando Pecchia. Voci di mercato dicono che Pecchia, tornando alla Juventus dalla Sampdoria, potrebbe essere prestato al Torino, ma ripetiamo, sono soltanto delle voci. Intanto un retropassaggio da parte di Nakata. Devo dire che le squadre adesso si sono un po' allungate, la fatica comincia a farsi sentire, ci sono un pochino più spazi a disposizione per quanto riguarda le squadre, quindi forse vedremo qualche giocata brillante. C'era stato un assist molto bello di Weah per la conclusione di Zambrotta, si è alzata ancora una volta la bandierina della guardalinea, quindi niente da fare, e vedete proprio Cristian Vieri in panchina. Vieri, come dicevo, che è stato al Torino dal 90 al 92, era arrivato dal Prato dopo essere sbarcato in Italia dall'Australia. Sì, in effetti è stato due anni al Toro, ha avuto la fortuna di vincere anche un campionato primavera, allenatore Rampanti, quindi è stato un giocatore che poi abbiamo creato i presupposti per poterlo poi cedere a squadre ben più importanti. È un po' il destino di questa squadra, purtroppo. E adesso entra in campo Pecchia ed è prassi normale che arrivino i fischi per tutti i giocatori che in qualche maniera hanno vestito la maglia bianconera, ma l'ha vestita anche Vieri tra l'altro, e anche Pessotto. Sicuramente, però ormai fa parte del gioco. Fa parte un pochino del gioco. Bisognerebbe spiegargli che forse tra un po' potrebbe venire ad indossare la maglia granata. E questo è uno spunto interessante, ecco, tu hai, ci confermi queste voci? No, o no? Sono sicuramente delle voci, è chiaro che il Torino andando in Serie A cercherà di fare una squadra sicuramente all'altezza per poter competere nella categoria superiore, e questo potrebbe essere uno degli obiettivi. Complimenti da parte nostra, miei e di Sala a Zambrotta, linea Civoli. I complimenti di Nesti e di Claudio Sala a Zambrotta, che in questo stadio, credo l'anno prossimo, ci sarà spesso. Anche se io ti auguro anzi ai tifosi del Torino il derby con la Juventus. Ma questo lo spero anch'io. Questa sera è stata una grande gioia giocare per questa manifestazione, sono contento. E speriamo che ce ne siano delle altre. Non hai lesinato sforzi? No, è chiaro, quando ci sono queste partite i fischi sono per te. Se... Per me non credo, per te sì. Scusa Civoli, del calcio, quindi niente di particolare. C'è Claudio, sì, Sala, credo. Civoli, volevo chiedere a Zambrotta se si rende conto che il prossimo anno qua potrà fare un derby, anche perché il Toro insomma ormai è destinato a salire in Serie A. Sì, ribadisce Claudio Sala, se ti rendi conto che l'anno prossimo ci sarà il derby. Ah, io spero di sì, per tutti i giocatori della Juve, i tifosi della Juve, per i tifosi del Toro, quindi credo sarà una grande partita, ecco. Speriamo che ci sia. Grazie a Zambrotta, complimenti, e a te Carlo. Intanto avete visto un altro bel numero di questa partita, un gran tiro su calcio di punizione di Artistico, che poi è stato complimentato da Di Carlo. Weah, Gattuso, buona questa iniziativa della rappresentativa di Lega, il pallone che però non filtra sul tentativo di Pecchia. Intanto un passaggio all'indietro ancora per Di Carlo, nuovamente Gattuso, Weah, il pallonetto in avanti, Gattuso, e la respinta che è stata di un difensore dovrebbe essere stato Cudini. È stato bravissimo Cudini a intervenire salvando una situazione abbastanza pericolosa. Intanto spera avvenire un altro cambio, sta per entrare infatti l'Assisi, il giocatore della Sampdoria, ci sarà poi il calcio d'angolo, mentre Civoli si è avvicinato a un altro grande del passato.
Lido Vieri a luglio compie 60 anni, nato il 16 luglio del 39, ex interista anche, a te la linea. Facciamo gli auguri a Lido Vieri con un po' di anticipo. Io agli anni finisco il 16 luglio. Lo so. Da buon toscano li finisce il 16 luglio. Gli auguri me li può fare perché abbiamo vinto il campionato, perché God. No, era un approccio scherzoso, Lido. Toro su tutti gli schermi stasera. Ma è bello perché questi grandi giocatori si meritano questa giornata e era doveroso dedicargliela tutta, intera, da stamattina a stasera a mezzanotte. Siamo felicissimi che questa giornata, anche se ci ha riempito di pioggia, però diciamo che è stata una bellissima giornata. Allora, tutti diciamo che cosa sta, cioè cosa vuol dire essere giocatori del Toro, ma cosa vuol dire essere portieri, essere stati portieri del Toro? Ma essere stati i portieri del Toro, per me, quando ero portiere del Toro, era emulare Guaccicalupo. Io da ragazzino sono arrivato a 15 anni qui e tutti quanti i vecchi che venivano a vedere gli allenamenti mi stimolavano a imitare questo grande portiere che è scomparso con questa grande squadra. E io mi sono sempre ispirato a lui e devo dire che mi ha dato un grosso sprone veramente per arrivare a diventare giocatore, diciamo. Grazie a Lido Vieri, a voi. Sì, in effetti, se posso intervenire, ci sono stati altri grandi portieri, è vero, Baccicalupo, Lido Vieri, Luciano Castellini, Luca Marchegiani, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel primo tempo, quindi è stata proprio una continuità, soprattutto in questo ruolo di portieri, diciamo un pochino acrobati, di portieri un pochino pazzoidi, che hanno fatto un po' la storia di questa squadra granata. Intanto c'è un'iniziativa ancora della rappresentativa di Lega, vediamo quello che succede. Il pallone per Weah, il colpo di testa, aveva praticamente scavalcato in uscita a Casazza e vedete ancora una volta l'abbraccio come nel primo tempo con l'estremo difensore del primo tempo che era Pastina. A proposito di portieri, Lido Vieri attualmente è proprio l'allenatore dei tre portieri di prima squadra del Torino, che sono Bucci, attualmente Fortunato, Pastina e Casazza. In effetti Lido Vieri crede molto in Pastine, stasera l'ha ripagato della fiducia, è stato bravissimo soprattutto nel primo tempo, salvando in più di un'occasione il risultato. Pastine è un giocatore che fisicamente, atleticamente ricorda molto Lido Vieri, un giocatore che ha avuto problemi più che altro di tenuta nervosa, ma che ad esempio domenica è stato determinante. Sicuramente, forse aveva bisogno del morale, il morale l'ha ritrovato in questa partita di sabato, questo anticipo con il Napoli, e quindi è andato sempre in crescendo e l'ha dimostrato soprattutto in questa serata. Intanto mi comunica Civoli, naturalmente non in onda, che sta per uscire UEA, quindi è presumibile una grande ovazione per questo giocatore ammiratissimo durante la gara. Eccolo qua. E infatti applausi a scena aperta per questo giocatore che meglio di altri sa interpretare lo spirito delle esibizioni. E ti passo la linea, Marco Civoli. George. I grandi applausi della folla granata. Grazie a tutti. Tutti hanno visto bello calcio con tutto il campione e sono contento, abbiamo venuto qua per fare qualcosa per la gente che desiderate, perché loro saranno grandi campioni e oggi non c'è, tutti con loro è spirito. Hai giocato una partita quasi vera. Sì, ho giocato come io giocavo, allora così. Così è UEA. Così. Grazie a te Carlo. Tra l'altro la storia del calcio africano ha conosciuto proprio delle tragedie molto simili a quella di Superga, squadre come quella del Suriname, dello Zambia, quindi insomma UEA è uno che, conoscendo la storia di quel calcio, può capire che cosa significa perdere una squadra. Molto vicini alle sorti e alle nostre sfortune granata. E intanto c'è un fallo da parte di Mezzano, che in questo secondo tempo ha la maglia numero 7 su di Napoli. Sì, in effetti però Zaccarelli dovrebbe studiare qualcosa per andare a recuperare il risultato, dovrebbe cercare di mettere un'altra punta. Ma cosa fai, invece, lo punzecchi? Mentre invece ha tolto UEA per mettere un'altra punta, deve andare a recuperare. No, è un mio grande amico
dividevamo la camera insieme, quindi la stessa cosa anche con Emiliano Mondonico, che siamo stati insieme nel mio primo anno a Torino, nel 69-70. Poi lui è andato a Monza nell'affare con Luciano Castellini. Adesso, mentre continuano i cambi, è uscito dal campo Sanna ed è entrato Gaglianone. C'è un calcio di punizione per la rappresentativa di Lega e dopo il calcio di punizione sentiremo due parole di Sala proprio su Gaglianone, uno degli stranieri della squadra primavera. Sì, è entrato sia Gaglianone sia Lopez, sono due uruguaiani che sono arrivati quest'anno al Toro. Gaglianone è un centrocampista, Lopez è una punta, quindi avranno modo di mettersi in evidenza soprattutto in questa partita. È uscito anche Artistico dal campo e con Civoli, sentiamolo. Allora eccomi con Artistico, il saluto alla tua curva, la serata è naturalmente speciale, state vincendo, vabbè questo conta poco, però le maglie granata si onorano sempre. Specialmente questa del Toro, e credo che me ne indossarla abbia un significato particolare per come te lo fa sentire specialmente questa gente di Torino e specialmente i tifosi della curva, quindi stasera in particolare ricordavamo una leggenda del Toro, quindi è una festa, anche se il rammarico di quella gente che non c'è più è grande. Quando sei arrivato a Torino, che cosa ti hanno detto, cioè che cosa ti ha fatto accettare il fatto di venire a Torino, a giocare nel Torino? Sicuramente la richiesta fatta da loro per me era di grande orgoglio, perché credo che per pochi calciatori sia l'onore di vestire questa maglia. Qui, ripeto, è una cosa molto particolare, speriamo di raggiungere questo obiettivo che anche qui lo aspettano da parecchi anni, come lo scorso anno a Salerno, e quindi ce la stiamo mettendo tutta per farli gioire fino all'ultima giornata di campionato. Tanto per poco Rinaldi non vi dà una mano per il raddoppio, ma naturalmente scherziamo. A voi la linea, Carlo e Claudio. Lo spunto era proprio di Lopez, l'altro uruguaiano, avete visto un bel numero sulla destra, l'ha messo un pallone molto molto insidioso che ha attraversato tutto lo specchio della porta e poi sì. Il colpo di testa di Rinaldi. In effetti ha rischiato Rinaldi di fare un'autorete, quindi salvando poi la sua porta da una conclusione. Una serie di deviazioni, la presa del portiere, sentiamo ancora Claudio. Devo dire, Carlo, che in effetti essere del Toro, farsi apprezzare dai tifosi del Toro, bastano poco, basta avere grande grinta, grande determinazione, chiaramente anche della qualità, ma i tifosi apprezzano soprattutto questo. E intanto è arrivato il gol da parte di Fabio Junior, il pareggio della rappresentativa di Lega, e anche qui sicuramente un gesto tecnico molto bello, come era stato il gol di Fattori. Bellissimo gol di Fattori, bellissimo questo gesto tecnico, in effetti è un colpo da brasiliano, e in effetti ha avuto la dimostrazione di aver fatto un grande gol e ha fatto sicuramente un appoggio dribblando anche il portiere. Complimenti a Fabio Junior. C'è Zaccarelli che si sta fregando le mani, mi dice Civoli, naturalmente a conforto di sì, quanto dicevamo, in effetti ha salvato la panchina, in effetti dopo questo 1-0 è riuscito a fare 1-1, quindi secondo me riesce a portare in salvo questa panchina. Salva la panchina Zaccarelli. Dunque eccolo qua, tra l'altro abbraccio ai giocatori che stanno uscendo, mentre vediamo il gol di Fabio Junior e perché i fischi, sentiamo Civoli. Vediamo. Perché è entrato Pippo Inzaghi, Carlo, giocatore ecco. Bianconero, vai pure Marco. No, Renato Zaccarelli ringrazia Claudio Sala perché è un amico. No, ma è stato bravissimo, hai visto come abbiamo detto quello, la sua squadra è pervenuta al pareggio, fagli i complimenti. Non vorrei che si rompesse un'amicizia. No, Io vado da Marchegiani adesso. Intanto, mentre Civoli si sposta da Marchegiani, siamo al 24esimo, parità fra il Torino di ieri e di oggi e la rappresentativa di Lega. E vediamo come reagisce la formazione granata. Il passaggio di Lopez. Intanto vanno posizionandosi in aria alcuni giocatori, fra i quali c'è Sommese. Questi è Parente, il traversone e la presa del numero uno della rappresentativa di Lega in questo secondo tempo è il portiere della Cagliari, Scarpi. Vedete Marchegiani, credo che Civoli sia lì prontissimo, vai Marco. Sì, sono con Luca Marchegiani, grande festival a Granata questa sera, si ricordano grandi giocatori scomparsi 50 anni fa, tu qui sei passato, Sì, io ci sono passato, sono
orgoglioso di esserci passato, che insomma il Torino mi ha portato nel grande calcio, mi ha dato la possibilità di fare 5 anni qui, veramente, veramente eccezionale. Sono contento di aver potuto partecipare a questa festa, anche se è una commemorazione, però mi sembra sia stata una festa, no? E si è visto come tutti i giocatori, anche quelli non italiani, vogliano bene a questa realtà granata, perché sono venuti tutti, hanno tutti dato onorato questo spettacolo. Penso che sia una cosa di cui il pubblico granata debba essere orgoglioso. Marco, sì. Scusa, puoi chiedere a Luca con chi ha avuto la fortuna di esordire come allenatore? Allora, mi chiede Claudio Sala con chi hai avuto la fortuna di esordire. Nel Toro, eh? Nel Toro, cioè grazie a chi in sostanza? Sì, è vero, Claudio Sala è stato il mio primo allenatore nel Torino, cioè quello che mi ha fatto esordire in Serie A, mi ha fatto giocare 17 partite, anche se purtroppo sì, quella stagione non è stata la più fortunata, però era l'inizio di un buon ciclo. Senti, per chiudere, fosse di peso da te, te ne saresti mai andato? No, ma io credo che questo non sia un discorso giusto da fare. Io sono grato ai tifosi del Torino e al Torino per tutto quello che mi ha dato in quei 5 anni, sono grato ai tifosi della Lazio e alla Lazio per tutto quello che mi ha dato in questi 6 anni. Non credo sia giusto far paragoni, perché ogni realtà è giusto viverla per quello che è. C'è una stagione per ogni cosa. Franco, in effetti Luca poi mi ha premiato, perché in effetti poi è riuscito ad arrivare anche alla nazionale. Qualcuno aveva detto che io ho usato un pochino lasciando fuori Lorieri e preferendo poi Marcheggiani. In effetti poi i fatti mi hanno dato ragione, Marcheggiani dopo pochi anni è arrivato anche alla nazionale, anche perché è un bravo ragazzo, un ragazzo che poi sì, è bravissimo, quindi grande Luca, ciao, ti saluto caramente. Siamo arrivati al 27esimo minuto di questo secondo tempo e ancora una volta, per chi si mettesse in visione e in ascolto soltanto adesso, ricordiamo 1-1 fra il Torino di ieri e di oggi, la rappresentativa di Lega. Reti segnate al 27esimo da Fattori nel primo tempo, al 24esimo del secondo tempo da Fabio Junior. Mi chiede ancora la linea il bordocampo. Sì, Renato Zaccarelli, io mi rivolgo a Roberto Gambuti in regia, chiede una carrellata, come diciamo noi, ai componenti silenziosi della sua panchina, visto che l'ha salvata, come ha detto Claudio, e quindi chiede... chiede un omaggio a coloro che lo hanno aiutato questa sera. Un doveroso omaggio, lo grazie, facciamo ben volentieri. Intanto attenzione, c'era un'opportunità buona per i giocatori granata, un'iniziativa di Sommese, ma il gioco è stato fermato per offside. Sommese è stato molto importante nel finale della gara di sabato con il Napoli, è stato lui a scodellare un assist proprio sulla testa di Ferrante per la rete decisiva del 3-2. Intanto dribbling da parte di Lopez, ma il gioco è stato fermato per una infrazione sul giocatore granata, mentre Civoli si sposta per contattare altri ospiti in tribuna. Questa apertura per Mezzano, siamo arrivati al 28esimo. Sommese, ancora Mezzano, triangolo, Sommese cerca lo spiraglio per il tiro e ha trovato invece proprio in quella direzione l'Assisi. Gattuso. E c'è un fallo da dietro che è stato commesso da Mezzano mentre tornava nella sua posizione difensiva. Devo dire, Carlo, che in effetti il Toro dei miei tempi è stato una squadra che ha precorso un po' i tempi. Avevamo un allenatore come Ardice, un allenatore di grande carisma, un allenatore che aveva capito già nel 75-76 dove poteva arrivare il calcio. Claudio, volevo chiederti questo. Sì. Io nel primo tempo ho detto la grandezza del grande Torino è stata sul piano strettamente sportivo calcistico mettere insieme forse per la prima volta in Italia il fattore tecnico, grandi giocatori e il fattore atletico. Ma direi proprio di sì, erano giocatori con grande qualità, ma erano giocatori che poi sapevano interpretare anche un modulo, quello di andare a pressare, quello di fare fuorigioco, e devo dire che è stato un allenatore che ha precorso i tempi. L'avete dopo, fatto anche voi, no? Io ho detto l'abbiamo dopo fatto moltissimo, l'Ajax, abbiamo fatto pressing però, fuorigioco, certo. Sicuramente siamo stati forse i primi, ringraziando un allenatore che ha sempre creduto in questi valori, che ha sempre preso come esempio l'Ajax o l'Olanda dei tempi migliori. Senti, a questo proposito, il ricordo per voi giocatori di Meroni, l'esempio di Ferrini, che cosa è stato? Ma è stato tantissimo, io ho degli aneddoti sul povero Ferrini. Ferrini è stato il mio capitano quando io sono arrivato a Torino, era un giocatore di poche parole,
ma era un giocatore che faceva molti fatti. Ti dico solo un episodio. Alla fine del girone d'andata noi al campo Filadelfia avevamo una lavagna. Su quella lavagna lui scriveva i cattivi del girone d'andata e chiedeva collaborazione a noi perché lo aiutassimo poi a farci un pochino vendetta, tra virgolette. Questo era il carattere del povero Ferrini, che è stato sicuramente un esempio per me ma per tutti gli altri. Intanto si sta preparando un altro giocatore della panchina granata, si dovrebbe trattare di un giovane, di Claudio Sala, mi sembra Balzaretti. Sì, se Balzaretti non erro, si sta scaldando già da un parecchio tempo, secondo me non vorrei che poi fosse troppo caldo. E intanto c'è un'altra impresa da parte di Casazza con questa uscita che è avvenuta proprio al 30° minuto, alla mezz'ora del secondo tempo. L'impostazione di Brambilla, un giocatore recuperato per il Torino, non ha fatto la preparazione atletica, era infortunato, ha giocato una serie di buone partite, adesso è fuori, ma naturalmente perché non ha la benzina dei compagni. Mezzano, Gaglianone, poi Brambilla ancora, fa filtrare questo pallone per Lopez che è stato tradito dalla pozzanghera, se no il pallone sarebbe giunto probabilmente proprio sui suoi piedi. Sì, molto bella questa apertura di Brambilla per Lopez, in effetti poi la pozzanghera ha rovinato un pochino tutto. Un lancio ancora in direzione di Fabio Junior, entra in area il tiro e per poco era ancora lui a centrare il raddoppio, il giocatore, lo straniero della Roma. Grande parata di Casazza in questo caso, che ha chiuso benissimo lo specchio alla conclusione di Fabio Junior. Bravo Casazza, indubbiamente in questa fase un portiere che ha patito molto questa situazione di quest'anno, l'esistenza di tre portieri, Bucci, Pastine e Casazza, per quanto riguarda la concorrenza granata. Intanto c'è Gattuso ancora, che è stato uno dei lottatori da quando è entrato in campo della formazione della rappresentativa di Lega, ha un altro di quei giocatori, diciamo da d'oro, ma per il momento sta molto bene nella Salernitana, che interpretano in chiave agonistica le partite. Sì, Gattuso è un giocatore che praticamente è successo un po', noi avevamo un giocatore come Sarli, anche lui calabrese, che poi è fuggito all'estero. Gattuso anche lui è stato uno dei primi a trovare la via dell'estero per poi ritornare in Italia dopo qualche anno, essendosi formato poi giocatore, quindi è un giocatore adesso richiestissimo, non so quanto valga, e in effetti è successo parecchie volte che alcuni giovani preferiscono andare all'estero per poi ritornare dopo qualche anno in Italia. Adesso è super partes, ma è un vecchio cuore granata, Luciano Nizzola, presidente della Federcalcio, linea Civoli. Eccomi con il presidente Nizzola. 40.000 paganti questa sera al delle Alpi, quanto passato è passato da queste parti e quanti ricordi stasera anche per lei? Sì, decisamente per me moltissimi. I primi anni li ho fatti come amministratore delegato del Torino e devo dire che è stata una delle esperienze veramente molto esaltanti in tutti gli anni che ho passato nel mondo del calcio. Far parte del Torino è una cosa che non si dimentica facilmente. Grande disponibilità da parte delle società, da parte dei giocatori. Abbiamo visto molti giocatori come ad esempio Weah uscire dal campo convinti di aver fatto la partita. Devo dire che è stato un gesto veramente bellissimo, perché tutti questi giocatori che si sono messi a disposizione del Torino per ricordare la grande squadra che è Mordosberga, è un atto di grande serietà da parte di queste squadre e di grande disponibilità di questi grandi campioni. Anche in questa occasione hanno dimostrato di essere dei campioni. Grazie al presidente Nizzola, io mi sposto tre sedie più a destra perché c'è l'attuale presidente del Torino, Vedole. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, una bella serata, mi sembra una grande festa, tanti campioni per onorare 11 campioni che hanno dato veramente tanto al Torino e che ancora ora costituiscono la base della notorietà del Toro. Ecco. Cosa vuol dire essere presidente del Toro? Ma una grande responsabilità, perché questa è una società che è abituata a fare molto bene, è una società che è abituata a vivere nel rispetto di alcuni valori, soprattutto quelli dello sport, quelli della grinta, della tenacia, di non mollare mai, e quindi bisogna lavorare duro, lavorare sodo e intanto cercare di ritornare in Serie A, ecco, quindi. Glielo auguriamo, grazie a voi Carlo e Claudio. Torino di ieri, Torino di oggi, anche Torino del futuro, perché Claudio, sì, ci sono giocatori tuoi in campo adesso. Sì, adesso è entrato Balzaretti, che è un giocatore che fa parte, che milita nella mia squadra Primavera, un ragazzino dell'81, può giocare sia da difensore esterno sinistro sia da centrocampista a sinistra. Numero di maglia? Il numero di maglia è appena entrato, eccolo qui, è il numero
2. Numero 2. Poi il portiere, mi sembra. Sì, ancora però non è entrato. Sorrentino entrerà forse negli ultimi minuti a dare il cambio poi a Casazzi. Intanto seguiamo ancora questa iniziativa, anzi questo recupero di palla dei Granata quando siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo. Parente che fa viaggiare in avanti Tricarico, ma c'è ancora la copertura buona della difesa. Gattuso è andato a recuperare un pallone all'interno della sua area di rigore con la consueta mobilità. Combatte ancora e il tentativo era di Tricarico di effettuare il cross, ma intanto il gioco era già stato fermato dall'arbitro, dal direttore di gara Trentalange. La Sissi. Devo dire che questi 40.000 spettatori devono fare meditare, in effetti il fatto di aver avuto tante presenze è non sempre così in campionato, quindi deve fare riflettere, quindi vuol dire che fare una squadra forte vuol dire riportare poi entusiasmo in questa società che ne ha veramente bisogno. Adesso intanto ci hanno raggiunti in postazione altri due grandi giocatori del passato Granata, sono Cereser e Agroppi, allora pregherò Claudio Sala magari di cedere un attimo la sua cuffia microfono anche a loro per questi ultimi minuti della partita. Intanto ringrazio moltissimo Claudio che abbiamo sentito con grande piacere, ci ha ricordato una grande epoca del Torino. Frattanto continuiamo a seguire le immagini, al 36esimo questo lancio, una possibilità proprio a tu per tu con il portiere. E vedete che ancora una volta in qualche maniera la difesa Granata si è salvata su Inzaghi. C'è una soddisfazione particolare da parte dei tifosi Granata quando viene fermato Inzaghi da bianconero, come ovvio, l'abbiamo detto, fa parte già del gioco del derby proiettato magari sulla prossima stagione. Intanto iniziativa di Lopez, subito fermato ancora dagli avversari. E nuovamente un lancio a metà strada fra Fabio Junior e Inzaghi, mentre qui accanto a me intanto Agroppi, al quale chiedo subito naturalmente un pensiero, soprattutto un sentimento su questa serata. Ma una serata splendida, bellissima, grande cornice di pubblico, non me l'aspettavo, tutto bello, però qualcosa di stonato c'è. Non comprendo, non capisco, non concepisco i fischi a Inzaghi e a Nakata. Stasera è una serata di festa, questi signori, Inzaghi e Nakata, hanno fatto un piacere a venire qua. Erano a casa tranquilli, con le loro famiglie, sono venuti qui a onorare i caduti di Superga. Sono in campo perché lo sono stati chiamati. Stasera non ci sono nemici. E intanto ha segnato proprio in questo momento Inzaghi, vediamo se gol viene convalidato, mi sembra di sì. È annullato. Annullato, sì. Allora, concludo dicendo che non ha senso, perché io sono anti-juventino, va bene, sono il primo a fischiare quelli della Juve, ma quando ci saranno i punti in palio, allora mi sta bene, ma quando c'è una partita amichevole, per ricordare la memoria di una grande squadra e ci hanno reso omaggio, sono amici, non capisco, ecco, questa è la nota stonata stasera. Per il resto, sono d'accordo con te, bellissimo. Naturalmente tu conosci meglio di me il tifoso Granata, forse è difficile comunque cambiare pelle, no? Anche se in queste circostanze sarebbe veramente ma doveroso. Ma c'è uno più tifoso di me di Granata? Ce n'è uno più tifoso di me? E allora? Però io dico, sono anti-juventino da quando sono nato, però stasera è una serata di festa, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato perché ci hanno fatto un favore, questo voglio dire. Aldo, quando tu sei arrivato al Torino, lo chiedevo prima a Claudio Sala, era inizialmente di più un peso o una formidabile motivazione il ricordo del grande Torino? Ma l'uno e l'altro, io ho cominciato a amare il Torino grazie a Lidovieri piombinese come me, quando veniva d'estate al mare raccontava le vicende del tuo Toro e di quello che fu, di quello della leggenda, e da allora ho cominciato ad avere il pensiero, l'ambizione, il sogno di poter vestire quella maglia. Il sogno si è avverato perché un giorno ho potuto varcare il cancello del Philadelphia e lì cominciare la mia avventura, un'avventura bellissima, una maglia che ho onorato e che mi ha onorato, un'avventura bellissima che mi ha portato a raggiungere traguardi importantissimi, e quella leggenda è stata d'aiuto a tutti noi perché giornalmente ci ha accompagnato, giornalmente ci hanno fatto capire che non si poteva scherzare, a Philadelphia si diventava uomini in fretta perché c'era da ricordare, da emulare, non sul campo, perché sul campo era difficile emulare quei campioni, però emularli nello spirito. E noi credo ce l'abbiamo fatta molto bene. Parlo di Cereser, parlo di Agroppi, di Fossati, di Poletti, di Vieri, di tutti quei calciatori
che hanno fatto dello spirito Granata un qualche cosa che si tramanda di formazione in formazione. Ora però spero di venire a festeggiare anche la promozione, perché ultimamente vengo a Torino soltanto per eventi luttuosi, una volta per ricordare Ferrini, una volta per ricordare Don Francesco, una volta per il grande Torino. Vorrei venire fra 6 settimane per festeggiare la promozione, perché il Torino in Serie B non ne possiamo più. E tra l'altro anche quella di questa sera, sì, era una commemorazione ma soprattutto una celebrazione, cioè abbiamo ricordato i giocatori del grande Torino da vivi per quello che hanno fatto da grandissimi sportivi. Ma io dico che quel Torino è un Torino che appartiene a tutti stasera, non c'è distinzione di colori e quindi è un tesoro che appartiene all'Italia calcistica, ecco perché stasera deve essere una festa. Io non ho giocato in grandi squadre, ho giocato solo nel Torino gli ultimi 2 anni a Perugia, ormai ero in pensione a Perugia, stavo terminando la mia carriera, però pur non avendo vestito altre maglie non ho né pentimenti, nessun rammarico, sono orgoglioso di averla vestita quella maglia. L'ho onorata, come ho detto prima, e mi sta bene così. Mi sta bene e ringrazio ancora oggi Lido Vieri e dottor Lievore che mi hanno portato a Torino nel lontano 61. Aldo, adesso è il momento di fare Angelo. Ah, pensavo di passare a Angelo Ceresè. No, infatti è il momento di effettuare una staffetta un po' inedita, cioè praticamente esce e noi lo salutiamo proprio a Groppi. Entra Angelo Ceresè, un altro grande del passato Granata, e naturalmente Aldo, ci ha fatto un gran piacere sentirti anche questa sera. Il piacere è tutto mio, perché a Torino vengo sempre volentieri, mi trovo tra amici, mi trovo in casa, oggi siamo andati a vedere il Philadelphia, mi si è stretto il cuore, la anche speranza... non hai trovato nulla purtroppo. Appunto, non me lo ricordavo così, sapevo che era in disuso ma non in quelle condizioni. Speriamo presto possa rinascere, al di là di quelle che sono le contestazioni, gli interessi e via discorrendo, perché l'interesse primario è che rinasca il Philadelphia, non importa chi lo fa, l'importante è che venga un'altra volta su questo meraviglioso stadio. Ci associamo naturalmente alla speranza di Aldo, mentre avete visto un recupero di Lassi su Lopez e le telecamere vanno proprio su Lido Vieri, che ha citato un attimo fa Agropi. Intanto a metà strada fra Agropi e Ceresè ne approfitto per cedere la linea a Civoli. Siamo quasi in chiusura, no? Cosa stai dicendo, Junior? Niente, dicevo di venire ad aiutare i compagni per dare una mano un attimo a centrocampo, perché siamo un po' sbilanciati avanti, ma va bene così, insomma, l'importante è che la gente si sia divertita e spero che proprio sia piaciuta l'impegno con il quale i ragazzi, e ci tengo a sottolinearli, sono venuti tutti indistintamente dalle casacche che indossano nelle loro squadre. Ecco, ti volevo chiedere un consuntivo, hai già fatto tu, intanto vediamo Filippo Inzaghi, ma insomma i ragazzi di Granata non ci stanno a prendere gol. Un pensiero, e se a chi lo vuoi dedicare questa sera? Al Torino, perché si meritava una serata così, speriamo che questa possa ripetersi. Attenzione Lopez entra in area, 7 partite con la vittoria, la possibilità forse di tornare in vantaggio. Vai pure Marco. Vorrei dedicarla al Torino, è una serata riuscita, ma soprattutto che sia di ben augurio per la fine del campionato della Serie B e che ci possa tornare nel ruolo che compete a questa società. Da un Granata Doc, qual Renato Zaccarelli, è tutto, a voi la linea. E qui abbiamo un rappresentante del Torino che è stato fra gli altri anche di Giagnoni, e si è avvicinato moltissimo allo scudetto. Angelo Ceresè, come ti sei calato in questa serata? In questa serata con immenso piacere, ma soprattutto metto in risalto per un attimo l'aspetto morale di tutta la situazione, e abbiamo visto da stamattina a stasera a tutte le varie manifestazioni che ci sono state una partecipazione di ceti sociali completamente diversi. Io oggi ero a Filadelfia, sotto un'ora e mezzo di pioggia battente abbiamo visto da grossi dirigenti di industria che conosco al più umile operaio, tutti accomunati sotto la pioggia a gridare forzatore ad assistere alla celebrazione della statua di Tarantino per il vecchio Filadelfia. Allora, se questo è l'insegnamento di fratellanza, di solidarietà all'insegna dei nostri grandi eroi che non ci sono più, è un messaggio importantissimo che lo sport deve portare con sé per tutti. Ed è un messaggio, credo, non soltanto rivolto al passato ma proiettato al futuro, nel senso di dire i tifosi del Torino a volte non si vedono perché non accorrono allo stadio, ma ci sono ancora, ci sono, e come? Ci sono, li abbiamo visti oggi in tutte le possibilità, in tutte le età, in chiesa, abbiamo visto in chiesa nel Duomo con sciarpe, sciarpette, distintivi e cose varie, una cosa molto, molto bella che fa ben sperare, e soprattutto che sia di un anticipo per la grande festa di ritorno in Serie A. Però tutti hanno ribadito un concetto importantissimo, che anche gli stessi giocatori, tutti hanno partecipato volentieri a questa cosa.
la dimostrazione, credo, di affetto e di importanza storica è in questo piccolo assunto. Ti chiedo un'ultima cosa. Prego. Angelo, del Torino di oggi c'è un giocatore o ci sono dei giocatori che ritieni all'altezza della grandezza del passato Granata? Dunque, io diciamo forse per affezione difensiva direi che quello che più raccoglie un po' le cose è Bonomi, indubbiamente. Come aspetto, non conosco l'elemento, la persona, però calcisticamente direi che forse è quello tra tutte le qualità quello che l'impressiona meglio degli altri. Intanto avete visto che il Torino vuole fortemente vincere questa partita, ci ha provato prima Lopez, ci ha provato adesso Contricarico, un altro di quei giocatori di quantità, di grinta, che cercano appunto di entrare proprio nello spirito Granata. Non vuoi smentire se stesso con la solita carica infatti, agonistica. Infatti, Civoli, ci segnalavi un problema, abbiamo visto purtroppo per la CC, Marco, vai pure. Sì, è uscito un minuto fa Livoriano della Samp. La Sisi colpito credo dal ginocchio destro, zoppicava e precauzionalmente ha abbandonato, credo che poi venga anche squalificato in settimana, era stato espulso a San Siro domenica, ricordate. E comunque non sappiamo dirti l'entità dell'infortunio, fatto sta che è uscito precauzionalmente, direi. Siamo proprio nel finale, mentre seguiamo questa azione io ringrazio anche Ceresar, abbiamo avuto piacere grazie di sentire sia Coppi che Ceresar, un'altra epoca, un'altra era del Torino, anche quella piacevole da ricordare. Sì, ci auguriamo di dalle manifestazioni di consensi, di riconoscimenti da parte dei tifosi, è così, indubbiamente il tifoso ha percepito che noi giocavamo e davamo tutto quello che avevamo, è stato anche il risvolto storico, la transizione dalla Serie B a vincere qualche cosa è passata anche attraverso noi, di questo noi siamo contenti e speriamo che sia anche un piccolo esempio, perché no? La famosa grinta, il famoso tremendismo Granata, come è scriveva nato con molto noi. Bene Giovanni Arpino. Sì, è nato proprio con noi. E infatti è così, grazie Angelo. Niente, grazie a siamo tutti. Proprio nelle ultime battute della gara. Ancora un lancio per Inzaghi.